Buonasera. Buonasera a tutti, procediamo. Siamo pronti? Buonasera, iniziamo la parola alla dottoressa Di Girolamo, segretaria comunale, per l'appello nominale. Grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, Cremonese assente, scusi. De Noia, Di Stefano, Assente. Foggetta, Cioè, qua. Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, Assenti. La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, assente, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romaniello, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Presenti. Allora risultano all'appello 19 consiglieri presenti e 6 assenti.
La seduta è valida. E risultano assenti giustificati i consiglieri Rivolta, Cremonesi, Di Stefano e Gianvecchio. Invito tutti, ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Grazie. Servono i 3 scrutatori, 2 della maggioranza. Vavassori, un altro scrutatore per favore. Torraco. Franciosi. Grazie. Allora, avevamo all'ordine del giorno 2 interrogazioni con risposte, però il consigliere non è presente, quindi passiamo subito, dando la parola al sindaco per una comunicazione in merito alla città della salute. Prego, signor sindaco. Grazie presidente. Signor presidente del Consiglio Comunale, signore consigliere, signori consiglieri, consentitemi di proporre al Consiglio un breve riepilogo sulla situazione della città della salute e della ricerca ad integrazione di quanto già riferito nella commissione di verifica sull'attuazione del programma e a maggiore informazione del Consiglio. Proseguono le singole azioni e i confronti tecnici attuativi delle intese già sottoscritte. I nostri uffici si stanno confrontando con il soggetto attuatore del PI ex Arie Falck, Sesto Immobiliare, sulla variante del PI e sul piano economico-finanziario, che dovrà supportare l'intervento complessivo su queste aree. È stato riavviato un tavolo di confronto con il Ministero dell'Ambiente finalizzato ad affrontare le problematiche legate al percorso di bonifica ed analogo confronto è stato attivato con Regione Lombardia. Regione Lombardia ha, ad oggi, convocato per il 17 e il 18 giugno la segreteria tecnica che dovrà costruire l'accordo di programma con l'obiettivo di sottoscriverlo entro il prossimo mese di luglio. Al riguardo si è svolta la scorsa settimana una riunione tecnica preliminare. Appare del tutto opportuno precisare come, al di là delle problematiche di ordine politico sulle quali mi soffermerò fra poco, anche il rispetto della tempistica degli adempimenti tecnici dipenda prevalentemente dal soggetto attuatore Sesto Immobiliare, da Regione Lombardia e dal Ministero dell'Ambiente. Gli uffici comunali sono comunque fortemente impegnati per il rigoroso rispetto dei tempi per la parte che compete al Comune, giovandosi anche di un tavolo settimanale di coordinamento che ogni lunedì vede riuniti sindaco, segretario comunale, assessori, dirigenti e funzionari coinvolti nelle problematiche della città della salute e della ricerca. La tematica delle bonifiche appare come quella più rilevante, per la complessità del quadro legislativo, per la pluralità di soggetti che concorrono alle decisioni, essendo le ex aree Falck un sito di interesse nazionale e quindi sotto la diretta responsabilità del Ministero dell'Ambiente. Al momento il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto approvabile il progetto di bonifica dell'area dedicata alla città della salute e della ricerca,
dettando prescrizioni che Sesto Immobiliare ha accettato, mentre la stessa Sesto Immobiliare ha invece proposto ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato avverso le prescrizioni sulle restanti aree. Rimane comunque esclusa dal contenzioso, lo sottolineo ancora una volta, la disciplina della bonifica dell'area dedicata alla Città della Salute e della Ricerca, che può dunque avviarsi a rispetto, e rispetto alla quale, scusate, abbiamo chiesto a Sesto Immobiliare di procedere. Notevole preoccupazione hanno destato alcune dichiarazioni rese dal vicepresidente della Regione Mario Mantovani sulla possibilità di allocare altrove l'opera, ovvero di modificarne la stessa natura. Tali dichiarazioni prendevano le mosse dal contenzioso fra Sesto Immobiliare e Risanamento, precedente proprietario delle ex aree FALC, in ordine ad una quota del prezzo di vendita delle aree, contenzioso che in questi giorni è stato deferito ad un collegio arbitrale. Ho immediatamente convocato Sesto Immobiliare, che nelle persone di Davide Bizzi, presidente della Bizzi & Partners, e di Maurizio Monteverdi, amministratore delegato, hanno formalmente ribadito questo pomeriggio tutti gli impegni assunti con l'amministrazione comunale, asserendo che in tal senso si esprimeranno domani anche con il Presidente della Regione. Allo stesso Presidente Maroni abbiamo chiesto un incontro urgente sullo stesso argomento. Avendo chiare le differenti problematiche che insistono sul tema Città della Salute e della Ricerca, mentre lavoriamo in tutte le direzioni per favorirne la soluzione ed avviare la realizzazione dell'opera, respingo ogni strumentalizzazione e soprattutto i tentativi che man mano riaffiorano di piegare un progetto di grande investimento pubblico nella ricerca e cura a logiche di speculazione finanziaria, ovvero di contrapposti interessi di gruppi bancari. Si sussurra spesso di una scelta per la realizzazione del CERBA in area privata del Parco Sud in alternativa alla Città della Salute. Pur consapevole del ruolo della finanza in un'economia di mercato, ritengo in via generale e particolarmente in questo caso del tutto inaccettabile che la finanziarizzazione dell'economia strozzi l'economia reale, che la speculazione cancelli un progetto autorevole di investimento e sviluppo. Ribadisco il carattere metropolitano dell'opera, allocata a Sesto, ma caratterizzante la futura città metropolitana, un'opera che deve essere realizzata, e per questo la città tutta deve far sentire la sua voce, un'opera per l'area milanese e per tutto il Paese. Grazie. Grazie signor Sindaco. Volevo mi è stato presentato un ordine del giorno che adesso sì, non ha la parola al consigliere Antonioli. Prego. Grazie signor Presidente. Abbiamo dovuto rifare le fotocopie perché la parte che è stata scritta a penna non si vede molto bene e quindi abbiamo rifatto le fotocopie. Un attimino, se chiedevamo la possibilità di poterlo anche discutere subito perché è inerente alla Città della Salute. Grazie. Va bene. Sì, allora direi di sospendere un attimo il consiglio e riprendiamo subito appena arrivano le fotocopie, va bene? Sì, però non abbandoniamo la sala, per favore, rimaniamo qui, grazie.
Allora riprendiamo il consiglio con, rifacendo ancora l'appello nominale. La parola al segretario generale, prego. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, sente. De Noia, Di Stefano, sente. Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, sente. La Miranda, Landucci, presente. Presente. Sì. Nossa, Nossa, l'ho visto. Nossa è assente? Di là. E adesso è assente, però non c'è adesso quando rientra. Pastorino? Assente. Assente. Pavan? Presente. Ma scusi. Pennasi? Pietra? Rivolta? Assente. Romaniello? Teormino? Tittaferrante? Torraco? Tremolada? Pavassori? No, sa che c'è qua però. Adesso rientra. Prenderanno per parte. Sì. E sono, c'è una persona in più rispetto a prima, perché è rientrata quindi anche sì che sei, sono 5. 5 e 20 presenti allora. Giusto? Sì. Sì, allora 20 consiglieri presenti. No, male prima perché era fuori. Come prima perché era fuori. Prima così erano allora 19 e 6. Sì. Si risultano 19 presenti e 6 assenti. Quindi la seduta è valida. In merito all'ordine del giorno presentato, darei la parola al consigliere Antonioli per illustrarlo. Grazie. Grazie, signor Presidente. Allora, questo ordine del giorno l'abbiamo presentato parte in relazione a quanto all'intervento del sindaco, ma anche ai fatti che abbiamo letto sui giornali in questi giorni. Io lo leggo così. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, riunito in data 3 giugno 2013, alla luce delle notizie di stampa dalle quali risultano plurimi tentativi di rimettere in discussione la destinazione del nostro territorio, della città della salute e della ricerca, stigmatizza tali azioni e ribadisce la necessità che l'opera venga realizzata senza indugio. Il Consiglio Comunale sottolinea il valore, anche in prospettiva europea, dell'opera sul piano della ricerca, della cura, dell'investimento pubblico in campo sanitario e scientifico. Il Consiglio Comunale evidenzia come dalla realizzazione di quest'opera possa partire il processo di bonifica e di riutilizzo del territorio delle aree ex parco, promuovendo sviluppo territoriale, creando lavoro in una logica non solo cittadina, ma anche e soprattutto metropolitana. Il Consiglio Comunale ritiene che debbano essere respinte logiche di speculazione finanziaria, privilegiando sanità, ricerca pubblica e sviluppo. Il Consiglio Comunale prende atto che nell'incontro avvenuto oggi con il sindaco, Sesto Immobiliare ha dichiarato che manterrà tutti gli impegni presi per la realizzazione della città della salute e della ricerca. Il Consiglio Comunale invita Regione Lombardia a confermare il percorso istituzionale avviato per la realizzazione della città della salute e della ricerca, concludendo nei tempi stabiliti il necessario accordo di programma, auspicando anche un confronto sereno con il Comune di Milano. Il Consiglio Comunale, dando mandato al Sindaco di attivare ogni utile iniziativa per assicurare la realizzazione dell'opera nel territorio sestese, lo invita a riferire puntualmente ogni aggiornamento al Consiglio stesso. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Darei la parola al Sindaco in merito. Lo fa suo? Prego. Lo faccio mio. Grazie al Sindaco, quindi l'ordine del giorno non viene messo in votazione perché il Sindaco dichiara di farlo proprio. Quindi a questo punto, nel frattempo, devo comunicare che l'assessora Montrasio ha comunicato la propria assenza, mi ero dimenticato. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Adesione all'associazione Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie. La parola al relatore di commissione, consigliere Vavassori. Prego. Grazie, signor Presidente.
La delibera che ci apprestiamo a votare ci è stata illustrata dal Sindaco nella seduta di commissione del 22 maggio scorso. Come previsto nelle linee programmatiche del Sindaco, da questo Consiglio votate nel luglio scorso, oggi la Giunta propone di votare l'adesione all'Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile contro le Mafie, costituita nel 1996. Le mafie non rappresentano solo un problema di ordine pubblico, né tantomeno riguardano solo le regioni del Meridione, ma rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla credibilità delle istituzioni e si intrecciano nel campo economico minandone lo sviluppo. Con questa delibera non si intende sovrapporsi all'azione delle istituzioni preposte all'ordine pubblico, né tantomeno ostacolare il prezioso lavoro del mondo del volontariato e dell'associazionismo, ma al contrario fornire all'una e all'altra un sostegno attivo. L'associazione vuole essere una rete che permette di mettere insieme idee, progetti, servizi, permettere di far circolare informazioni e di mettere in relazione le numerose esperienze. L'associazione si prefigge di aggregare tutti gli enti territoriali che hanno manifestato il proprio interesse verso l'educazione alla legalità attraverso il finanziamento di progetti per attività di formazione nelle scuole o di sostegno alle politiche giovanili. Promuove percorsi di formazione scolastica, percorsi di formazione sul territorio, coordinamento tra amministrazioni e scuole per concrete iniziative contro la dispersione scolastica, percorsi di formazione per gli amministratori e i dipendenti pubblici, promuove iniziative di solidarietà tra enti, studia procedure semplici che consentono agli enti di agire in perfetta trasparenza, si impegna per lo sviluppo efficace di politiche giovanili concrete. In sede di commissione è emerso che è intenzione della Giunta aderire all'associazione per far maturare sempre più una cultura della legalità sia verso l'interno che verso l'esterno. È stato poi richiesto al Sindaco, sempre in sede di commissione, la motivazione che ha portato a individuare nella figura del collega Tremolada il referente politico per le future iniziative. È stato spiegato che in sede di campagna elettorale lo stesso consigliere aveva sollecitato nei tavoli tematici che hanno accompagnato la stesura del programma politico dell'allora candidata sindaco Monica Chittola adesione all'associazione e da qui è nata quindi la proposta al consigliere Tremolada di essere lui il referente politico. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori. Apriamo la fase del dibattito. I consiglieri che vogliono intervenire sono pregati di prenotarsi. Grazie. Risulta chiesa la parola il consigliere Tremolada. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Non è un mistero che la presenza della criminalità organizzata di carattere mafioso nella nostra provincia e nella nostra regione ha ormai carattere strutturale. Come espresso nel programma del Sindaco, occorre su questo terreno sviluppare la massima attenzione. Per un'amministrazione che fa del bene comune la sua ragione di impegno, la legalità è un valore fondamentale che deve caratterizzare la propria azione amministrativa e che deve essere promosso in modo da creare il terreno necessario per il normale svolgimento delle attività economiche e della vita associata nella città. Avviso Pubblico è un'associazione nata nel 96 con l'intento di collegare ed organizzare gli amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e sui territori da essi governati. Attualmente Avviso Pubblico conta più di 200 soci tra comuni, province, regioni, svolge diverse attività che adesso non cito però sono parecchie, tutte contemporaneamente, ed ha diversi gruppi di lavoro, cito solamente i temi di questi gruppi di lavoro, appalti, racket e usura, beni confiscati e sostegno alle cooperative, comuni sciolti per mafia, corruzione, giovani e cultura, sicurezze. Ritengo ci siano fondamentalmente due motivi per i quali il nostro comune debba associarsi ad Avviso Pubblico. Il primo, testimoniare in maniera concreta la propria contrarietà verso la cultura mafiosa e fare la propria parte per contrastarla, per affermare una cultura dei diritti e la difesa dei deboli. Secondo, esprimere la vicinanza e la solidarietà alle altre istituzioni che lo fanno, in modo che nessuno sia isolato in questa azione che ritengo tra le più importanti oggi nel nostro Paese.
Perché proprio avviso pubblico e non altro? A testimonianza della bontà delle scelte di della bontà della scelta di associarsi ad avviso pubblico, mi faccio aiutare in questo, per approfondire questo concetto, proprio dalla carta di intenti di avviso pubblico, in particolare nella premessa, che ho trovato di grande profondità e chiarezza. La leggo. In vaste zone del paese un vero e proprio contropotere criminale si oppone alla legalità democratica. Esso si fonda sull'accumulo di ricchezze illegali, esercita il dominio dei più forti sui più deboli attraverso l'uso della violenza, nega i più elementari diritti di cittadinanza, tenta di piegare ai suoi scopi le istituzioni democratiche, inquina la società e l'economia. Per sua mano sono caduti poliziotti, carabinieri, magistrati, uomini politici, commercianti, imprenditori, semplici cittadini e perfino bambini e bambine. L'influenza delle organizzazioni criminali non è più limitata alle tradizionali zone di insediamento. Le enormi fortune acquisite con il traffico della droga vengono reinvestite nei circuiti finanziari e penetrano nell'economia legale. Nuove attività criminali danno vita a un vorticoso giro d'affari. Si stringono patti perversi con ogni forma di potere occulto e con il sistema della corruzione. Le mafie non sono dunque solo un problema di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo solo per le regioni meridionali. Esse rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto funzionamento dell'economia. Esse impediscono lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini. Il diritto al lavoro, all'istruzione, alla sicurezza, alla giustizia non potranno essere goduti da nessuno se non si sconfigge l'illegalità organizzata. In questa battaglia, in prima fila, vi sono i corpi dello Stato impegnati nell'azione di repressione, ma al loro fianco in questi anni si è mobilitata gran parte della società civile, giovani, uomini e donne, associazioni del volontariato laico e cattolico, un vasto variegato mondo dell'impegno civile che chiama le istituzioni di ogni ordine e grado a svolgere un ruolo di stimolo, di coordinamento, di sostegno all'azione di contrasto alla criminalità. Ognuno, pertanto, deve assumersi le proprie responsabilità. Ogni istituzione deve fare la propria parte e tanto più devono farla le istituzioni più vicine ai cittadini, comuni, province, regioni, comunità montane, oggi fortemente legittimate dal voto popolare diretto. In esse una nuova classe dirigente sta seriamente lavorando, pur tra mille ritardi e difficoltà. Una leva di amministratori e amministratrici che, al di là dell'appartenenza politica e ideologica, colloca il bene comune al di sopra delle proprie posizioni, si cimenta con l'etica della responsabilità, ricerca un dialogo con i cittadini e ne sollecita la partecipazione. A tale classe dirigente spetta il compito di organizzare la legalità, offrendo ai cittadini le occasioni e gli strumenti per sottrarsi all'invasione del contropotere criminale. Nasce da questo insieme di ragioni l'idea di dar vita a un'associazione di enti locali e regioni per l'educazione e la legalità, il contrasto alle organizzazioni criminali e l'impegno diretto delle istituzioni territoriali nell'affermazione di regole civili e democratiche e di percorsi di sviluppo che superino le attuali marginalità in cui vivono troppi segmenti della società. C'è un vasto campo di iniziativa che può essere occupato, senza sovrapporsi all'azione delle istituzioni preposte all'ordine pubblico, né ostacolando la preziosa iniziativa autonoma del mondo del volontariato e dell'associazionismo, ma anzi fornendo alle une e all'altro un sostegno attivo, un terreno di lavoro che trova la sua forza nella solidarietà e nella cooperazione istituzionale. Se il contropotere criminale è negazione dei diritti, è prevaricazione del forte sul debole, l'educazione alla legalità può essere un modo concreto ed efficace per combatterlo. Diffondere la coscienza della legalità, informare i cittadini sulla forza reale della criminalità organizzata, formare i giovani alla cultura dei diritti e della tolleranza, del rifiuto della violenza e del rispetto per il valore della persona,
perseguire uno sviluppo economico equilibrato. Sono questi gli scopi per i quali ci associamo. L'associazione quindi vuole essere una rete che consente di mettere insieme idee, progetti, servizi, di far circolare informazioni, di mettere in relazione tante esperienze. Perciò la sua struttura sarà leggera, fattiva, policentrica e articolata sul territorio nazionale. Non sottovalutiamo poi l'impatto simbolico e il significato generale del riunire comuni, province, regioni e comunità montane, realtà grandi e piccoli, luoghi del sud, del centro e del nord, attorno all'obiettivo della legalità. Ma l'uno e l'altro acquisiscono maggior forza attraverso la creazione di percorsi politici, amministrativi, educativi ed il compimento degli atti concreti che ne discendono. Grazie. Grazie al consigliere Tremolada. Se non ci sono più interventi, ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Ha facoltà, prego. Grazie Presidente. L'adesione a questo progetto non può altro che trovarci favorevolmente d'accordo. Tutto ciò che viene elencato, ad esempio, nella carta di Pisa, che se non ho capito male è il codice etico che sta alla base dell'attività di avviso pubblico, e che contiamo di adottare da qui in poi, ci trova completamente d'accordo. Vorremmo condividere con voi alcuni dei punti della carta di Pisa che ci hanno più colpito favorevolmente. Il primo è la trasparenza. Nel punto 4b si dice: a garantire una piena trasparenza patrimoniale, fornendo tramite la pubblicazione su internet nel sito dell'amministrazione i dati relativi alle attività professionali svolte, ai redditi, agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali conflitti di interesse. Oppure ci è molto piaciuto nella sezione 7, quella relativa ai conflitti di interesse, il punto B dice: la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone o organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui l'amministrazione partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o ad altre norme. Quindi fa riferimento sostanzialmente al buon senso di ognuno, di ogni amministratore, tirarsi indietro laddove anche solo lontanamente ci sia la possibilità che si incorra in un conflitto di interessi. Poi prosegue dicendo: in caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l'amministratore deve rendere pubblica tale condizione e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione. L'altro punto molto interessante che ci ha appunto colpito è quello che riguarda le sanzioni in caso di adempimento, perché secondo me è molto importante che quando si aderisce a un codice etico si sappia bene che ci possono essere delle sanzioni ed eventualmente vengano comminate, spero si dica così, tali sanzioni. E al punto 21 si dice: in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente codice, gli amministratori che sono vincolati al rispetto delle sue disposizioni o si sono volontariamente, perché è un atto volontario questo, impegnati in tal senso, devono assumere tutte le iniziative necessarie, dal richiamo formale alla censura pubblica fino alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza, ovvero sanzionarne l'inadempimento. Secondo me questo è un punto fondamentale che non bisogna mai dimenticare. Quindi speriamo che l'adesione a questo progetto sia un'adesione veramente sentita dall'amministrazione e da chi lavora all'interno dell'amministrazione. Speriamo che non sia un ulteriore regolamento, ma che diventi un reale strumento di lavoro per gli amministratori. Vorremmo inoltre che i corsi, perché si parlava di corsi di formazione, eccetera, eccetera, che i corsi per la cultura della legalità non venissero tenuti soltanto ai bambini e ai ragazzi, ma anche ai grandi, ai cosiddetti adulti, che forse ogni tanto la legalità se la dimenticano. Perché sono i grandi che crescendo perdono di vista l'ideologia e la legalità e si scontrano con l'opportunità. Speriamo che l'adesione ad avviso pubblico faccia iniziare un percorso di monitoraggio attivo e critico dell'operato dell'amministrazione su se stessa. Grazie.
Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Ne ha facoltà. Prego. Grazie, signor Presidente. Come già spiegato molto bene dal consigliere Tremolada, intendo sottolineare solamente alcuni passaggi che mi paiono molto significativi. Esprimo sulle finalità di detta associazione un giudizio molto positivo e sono estremamente convinta della necessità di questa adesione, che ci permetterà di lavorare con altri comuni, con altri enti, in maggiore sintonia per una battaglia che sappiamo sarà lunga, difficile e faticosa, ma che sappiamo anche che dobbiamo fare, pena la capitalizzazione totale di fronte alla malavita organizzata. Trovo importantissimo che come primo scopo ci sia il diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia e che si vada ad operare nel contrasto alle organizzazioni criminali attraverso l'impegno diretto delle istituzioni territoriali, combattendo anche le situazioni di marginalità che vedono coinvolte fasce di popolazione che purtroppo tendono ad aumentare nei momenti di crisi economica e di valori come quella in cui viviamo. Altro punto che vorrei sottolineare è la ricerca di iniziative dirette allo studio di produrre che consentano agli enti di agire in perfetta trasparenza. Leggendo qui, non tra le righe, ma chiaramente un invito ad un impegno ad essere semplici e puliti nella procedura, ad esempio, di assegnazione di appalti e nel ciclo dei rifiuti, dove si nascondono possibilità non sempre velate di appoggio della criminalità organizzata, anche nelle regioni nel nord Italia, come ormai ampiamente dimostrano le inchieste e indagini. Altro punto da rilevare, la costruzione di una rete tra enti locali, regioni, eccetera, per usare insieme gli strumenti di cui sono dotati al fine di organizzare la legalità e di opporsi alla potente criminalità che si allarga in tutti i territori. Penso anche che sia notevole l'importanza della controinformazione da parte dell'Associazione Avviso Pubblico sulla rete della criminalità dei territori. La controinformazione deve aiutare soprattutto i giovani e farli crescere dentro una cultura dei diritti e della tolleranza, dentro ad una cultura che respinge l'idea molto diffusa che dà al di fuori il diritto di considerare normale l'uso della violenza contro i più deboli. Dobbiamo con tutte le nostre forze e con tutte le nostre capacità riprendere una strada di sviluppo economico che ridia ai giovani e non più giovani la fiducia in percorsi e istituzioni che si fondano sul rispetto delle persone e sulla solidarietà tra i singoli e tra i gruppi. Altrimenti il clima di intolleranza, di non rispetto o peggio di violenza aumenterà facendoci vivere male il presente e il futuro. Sono molto contenta che nel contenuto di delibera per l'adesione di questa amministrazione al progetto Avviso Pubblico si parli di coordinamento tra scuole e amministrazione, anche per combattere il dannoso e preoccupante fenomeno della dispersione scolastica, che va a far crescere un bacino di utenza preoccupante anche in una piccola malavita, che può poi essere assorbita dalle grandi organizzazioni criminali. Ricordiamoci che si deve fare di tutto per sottrarre i ragazzi e le ragazze a questo gorgo fatto anche di imitazione di modelli negativi, ma fatto soprattutto di solitudine e di non aiuto nell'età in cui si dovrebbe studiare e stare in gruppo per crescere in qualità e per gettare le basi per un proseguimento dello studio o per un apprendistato lavorativo. È l'età dell'adolescenza, secondo me, l'età in cui si gioca molto, forse quasi tutto ciò che le istituzioni, dalla scuola alla famiglia, dalle associazioni agli oratori, dai volontari, dagli enti pubblici possono e debbono fare. E nei confronti della fascia d'età che vanno, secondo me, messe in atto tutte le strategie per tenere le giovani generazioni dentro la strada della legalità, dei diritti e della convivenza civile, sapendo che ciò va ad incidere non solo sulla qualità della vita dei singoli ragazzi, ma anche sulla costruzione del nostro futuro paese, che se non si dà attraverso la preparazione e la responsabilizzazione dei singoli una prospettiva di miglioramento di vita lavorativa, economica e culturale, perderà ogni possibilità di essere una società giusta e avanzata.
Un ultimo accenno ad un passaggio rilevante che ormai va a toccare profondamente molte persone, anche anziane, e che può portare all'indigenza e alla rovina. Parlo della lotta al gioco di azzardo, che deve essere intensificata nei vari mezzi, anche da parte nostra, perché, come sappiamo, anche attraverso il gioco si pratica la pulizia di denaro sporco. Concludo il mio intervento con un grande apprezzamento nei confronti di questa delibera e con l'augurio che la lotta per la legalità veda aumentare sempre più il numero di partecipanti. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola la consigliera Pennasi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. No, io in realtà volevo intervenire seguendo un po' quello che diceva la consigliera Franciosi, che faceva riferimento a codici etici adottati in alcuni comuni. Volevo ricordare che uno degli ultimi atti della consigliatura precedente era stato proprio il varo in questo consiglio comunale di un codice etico, che è tuttora in vigore, suppongo. Eravamo partiti in realtà da una bozza proposta da ANCI, dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e poi con un lavoro di diverse commissioni, anche abbastanza approfondito, l'avevamo un po' adattato a seconda delle sensibilità. Era stato un lavoro abbastanza lungo e fa dei ragionamenti proprio su tematiche come gli incarichi, i comportamenti, arrivava anche a definire i regali che possono essere accettati o meno. Quindi è un codice etico di cui ci siamo dotati nella precedente consigliatura e tuttora in vigore, che già definisce una serie di cose. Magari io adesso lo stavo cercando perché, ecco, ce l'ha qua il consigliere Romagnello, quindi possiamo... No, non voglio leggerlo, neanche di ogni utilità, no, però per dire che è stato un lavoro abbastanza lungo di noi consiglieri della consigliatura precedente, approfondito, possiamo comunque partire da qua se vogliamo, e comunque tuttora in vigore. Solo questo, grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Grazie Presidente. Beh, io credo che questa sia una buonissima iniziativa. Purtroppo chi ha dovuto ingoiare i frutti di quella mala pianta che la criminalità organizzata troppo spesso si è trovato solo, tanto l'uomo quanto l'istituzione. Una pianta le cui radici, abbiamo ormai ben chiaro, si sono insinuate purtroppo in tutte le regioni del nostro paese. Oltre agli appelli per far sì che non decresca l'attenzione verso queste problematiche, è buona cosa che nascano associazioni come Avviso Pubblico, è buona cosa aderirvi. È necessario fare squadra ed è necessario formarsi. La strada per affrontare qualsiasi problema è il confronto. Pensare che più di 200 tra comuni e province facciano rete costruendo percorsi formativi che vedono la partecipazione di magistrati, esperti ed amministratori locali, fa capire che oltre allo sdegno, alla reazione forte delle piazze che non manca mai, si affianca anche a livello amministrativo una reazione ben ragionata, un fronte che si arma di conoscenza per arrivare con consapevolezza a reagire, con l'intento di abbattere tutti quei fenomeni che tutti conosciamo e a volte non proprio per sentito dire. Fenomeni come la corruzione, la concussione, il racket, piaghe in grado di piegare economicamente un paese, mostri che negano la dignità e alimentano la macchina del declino economico e morale. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Chiesto la parola alla consigliera Iosi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Prima di tutto volevamo ringraziare il Sindaco Chittò per aver riferito in Consiglio Comunale Società della Salute. Come gruppo dei Giovani Sestesi ne avevamo fatto formale richiesta e per questo ci sembra corretto prendere atto pubblicamente del suo raccoglimento. In merito alla delibera di Avviso Pubblico, il primo impatto che abbiamo avuto nel lavorare su questa delibera di adesione è stato quello di un sorriso un po' malizioso. Perché? Perché analizzando la piega che sta prendendo la commissione speciale, dove comunque ora della fine non ci sono illeciti, non c'è interesse pubblico, sì è brutto però andiamo avanti lo stesso, mi è venuto in mente un po' un paragone grossolano di quando ero piccola, che sono cresciuta a Libri e bambini poveri di tutte le parti del mondo. Poi diventi grande e ti rendi conto che magari la persona che ha bisogno di te ce l'hai di fianco e o non la vedi o non la vuoi guardare, che forse questo è ancora più grave.
Il primo pensiero quindi è stato proprio questo, una proposta di adesione a, un così nobile progetto che si scontra un po' con la storia che stiamo andando ad analizzare di recente. Comunque poi abbiamo partecipato alla commissione ascoltando le ragioni che hanno spinto il sindaco Chittò e la giunta a questa adesione e l'invito che ci è stato rivolto questa sera ad esprimere il nostro sì o il nostro no. Nella relazione si legge, come ha già segnalato il consigliere Tremolada, una frase per noi molto importante, una leva di amministratori e amministratrici che al di là dell'appartenenza politica e ideologica colloca il bene comune al di sopra delle proprie posizioni, si cimenta con l'etica della responsabilità, ricerca un dialogo con i cittadini e ne sollecita la partecipazione. Abbiamo guardato con molto interesse anche il riferimento che c'è al mondo del volontariato e dell'associazionismo, che tenta comunque in qualche modo di renderli intrinsechi e compatibili. Diffonde la conoscenza della legalità per arrivare poi ai percorsi formativi scolastici. Quindi come non essere d'accordo con questi punti? Noi in modo particolare, parlo per il nostro gruppo, ci abbiamo visto la nostra storia di un movimento civico e un po' la molla che ci ha dato l'imprinting a muoverci. Il sindaco ancora in commissione ci ha invitato ad andare sul sito di avviso pubblico e lì abbiamo scaricato il codice etico di cui parlava prima Serena, la carta di Pisa. Io l'ho letto con molta attenzione e credo che questo lo dovremmo avere tutti, lo dovrebbero avere in mano tutti i lavoratori del comune, perché poi in realtà al di là dei massimi sistemi sulla criminalità che sono più che legittimi, che sono la base da cui partiamo, però noi poi ragioniamo su questi argomenti. Il codice etico parla chiaramente di come l'amministrazione e gli amministratori si devono comportare, parla, come diceva Serena, di trasparenza, parla di regali che si possono avere o non avere, parla di rapporti tra imprenditori, cooperative e quant'altro che non devono assolutamente avere nessun legame con la propaganda politica e con la politica dell'amministrazione, parla di bilanci condivisi, di bilanci trasparenti, parla dell'ascolto che bisogna dare ai cittadini e della valenza che deve avere per un'amministrazione. Quindi sicuramente noi sposiamo in pieno l'adesione ad avviso pubblico, ma ancora prima dei massimi sistemi sposiamo quello che rappresenta nel quotidiano, nella nostra vita di amministratori di Sesto San Giovanni. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Se non ci sono più interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Prego, la parola al sindaco, prego. Grazie, volevo ringraziare i consiglieri comunali che sono intervenuti durante i lavori della commissione consigliare, che sono intervenuti questa sera e che hanno dimostrato grande interesse rispetto a un'azione che questa amministrazione aveva assunto come punto da affrontare e da condividere con il Consiglio nel programma elettorale. Appunto, come veniva ricordato prima, questo è stato uno degli argomenti che sono stati trattati, la trasparenza, la legalità, nei tavoli di lavoro che hanno visto centinaia di persone contribuire con le proprie idee nella stesura del programma elettorale che poi è stato votato qui in aula, e uno di questi punti era proprio l'adesione ad avviso pubblico enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. Un atto importante perché è un passaggio politico-culturale. Durante la commissione era stata fatta anche la richiesta da parte della consigliera Titta Ferranti, che chiedeva spiegazioni di quali fossero le differenze per aderire a avviso pubblico piuttosto che a reti comuni, che prevede al suo interno un comitato tematico legato alla legalità.
La differenza sta nel fatto che Rete Comuni è un'aggregazione di enti promossa e coordinata da ANCI Lombardia e quindi a un livello più locale e ha una prevalenza di lavoro più istituzionale, della prassi istituzionale. E Avviso Pubblico è un'associazione che vede insieme comuni, province, regioni, comunità montane di tutta Italia, più di 200 ad oggi ne fanno parte, e mette insieme le buone pratiche, le prassi, momenti di formazione che prescindono e vanno anche oltre in quello della parte più tecnica e istituzionale, si radicano nel territorio, si propagano nel territorio e sono un po' una contromossa positiva, politica, amministrativa, che vuole opporsi a un contropotere organizzato e criminale, come è stato molto ben detto dai vari interventi, e che si insinua in modo sempre più capillare, appunto, e anche insinuoso negli ambiti della legalità, perché l'accumulo di queste ricchezze illegali, oltre a negare ovviamente gli elementari diritti di cittadinanza, rende anche iniqua le società e l'economia, e quindi va a minare proprio anche l'economia sana. Non è un'associazione, come è stato detto, che va a sovrapporsi al lavoro di altri che già lo fanno con competenza e senso del dovere, come le persone che lavorano e fanno parte dei corpi dello Stato, non va a sovrapporsi al lavoro che viene fatto dalla società civile, dalle molte associazioni che già operano in questi campi, ma si affianca. E, come è stato detto da uno degli interventi, la consigliera Iosa mi pare, molti amministratori e amministratrici al di là dell'appartenenza politica collocano il bene comune al di sopra di tutto. Ecco, noi siamo tra quelli ed è per questo che vogliamo aderire tutti insieme ad Avviso Pubblico. Il compito che si prefigura principalmente, al di là delle tante iniziative, per quello che dicevo, si può andare sul sito e vedere quali sono i principi che ispirano le tante attività, la messa in rete passa anche attraverso la condivisione e lo scambio di buone pratiche, è quello di organizzare appunto la legalità. La forza sta nella forte cooperazione istituzionale, è un'associazione appunto che mette in rete, che consente di mettere insieme idee, progetti, servizi, far circolare informazione, mettere in relazione le tante esperienze. Contribuisce a creare percorsi politici, amministrativi ed educativi. E anche ovviamente a rendere fattivo il compimento di atti concreti che da questi percorsi nascono. È un impegno appunto che è nato dalla campagna elettorale, l'abbiamo fatto nostro, fortemente volendolo, ed è soltanto uno dei punti che già abbiamo affrontato tutti insieme in questo primo anno di governo. Voglio ricordare infatti che l'impegno alla legalità, che contraddistingue fortemente il lavoro di questa amministrazione comunale, ha visto già l'adesione al protocollo di legalità predisposto dalla Prefettura di Milano, con la quale abbiamo attivato una proficua collaborazione. L'adesione, la sottoscrizione del manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, siamo stati tra i primi comuni a firmarlo, a sottoscriverlo, e ci fa particolarmente piacere che il nuovo governo di Regione Lombardia abbia individuato in uno di questi temi uno dei primi che tratterà a livello legislativo. È un percorso che quindi io credo si possa, oltre che fare nostro, portare in città e che possa vedere, debba vedere coinvolto in tutto questo mandato che ci troveremo a percorrere insieme, possa vedere coinvolto anche tutto il Consiglio Comunale. Grazie. Grazie al Sindaco. Andiamo subito con la dichiarazione di voto. Gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa. Grazie, favorevoli. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Anch'io volevo solo collegarmi un attimino, è già stato detto sia dalla Sindaco che dalla consigliera Antonioli, su questa cosa. Mi auguro anch'io un momento di grossa riflessione su quel mondo che sta, a mio parere, in mezzo, in una sorta di terra di nessuno, tra legalità e illegalità, che è il mondo del gioco d'azzardo, dove intendo non solo le grandi scommesse, ma anche i piccoli negozietti di videopoker e slot machine.
e lo dico anche forte, non solo della connessione che in questi posti la mafia ha con la quotidianità, con la vita quotidiana delle persone, ma anche forte dei dati sulla ludopatia che di giorno in giorno danno un quadro sempre più nero di questa malattia del gioco che è sempre in aumento. Comunque favorevole. Grazie. Sinistra, Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Noi siamo favorevoli e volevo indicare a beneficio del Consiglio una cosa, per pura curiosità, ma sono dati di fatto che secondo me fa piacere sentire. In Italia l'economia sommersa, la criminalità mafiosa, il malaffare e la corruzione hanno un costo pari a circa il 27% del nostro PIL. Un prezzo che costituisce una zavorra insostenibile, sempre più spesso scaricata su lavoratori e lavoratrici e sulle giovani generazioni, soprattutto quindi sui nostri ragazzi. Delibere in questo senso a partecipare a queste cose come avviso pubblico è sicuramente un buon inizio e un ulteriore, come dire, passo in avanti che la nostra amministrazione fa verso la legalità nel nostro comune. Grazie. Grazie. Gruppo Misto, la consigliera Landucci. Favorevole. Grazie. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente, voteremo a favore. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevole. Grazie. Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole, però prendo proprio un secondo per commentare quello che ha detto la consigliera dei giovani sestesi. La commissione speciale non sta prendendo nessuna brutta piega, non sta... Mettiamo in ordine le cose e cerchiamo di dire le cose come stanno. Forse sarebbe anche ora e sarebbe meglio. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente. Il nostro voto è sicuramente favorevole di adesione a questo interessante bel progetto. Il nostro auspicio è che all'adesione formale ci sia un seguito, cioè che ci siano anche degli atti concreti sul territorio. Giustamente veniva ricordato la ludopatia, la malattia del gioco che va a toccare soprattutto le fasce più basse, secondo stati sociologici, ma anche pensiamo al commercio abusivo oppure alla racket della prostituzione che confine la nostra città è abbastanza ramificato. Quindi il nostro voto è di sostegno a questa delibera, ma con anche un impegno da parte dell'amministrazione di attuare degli interventi concreti. Una piccola parentesi mi costringe a farla il collega De Noia, non me ne voglio il Presidente, però di fatto non è questa la sede, però a me pare che l'ultima commissione speciale non si sia contraddistinta per essere una commissione che concretizzi qualcosa. Tutto qua, poi avremo sicuramente altri luoghi per discutere, però io francamente mi sento di dover prendere, tra virgolette, mi perdoni la collega, le difese della collega Iosa, perché non è stata certamente una bella sera. Detto questo, il nostro voto è favorevole. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antoniolli. Grazie, signor Presidente. Volevo solo... noi siamo favorevoli. L'unica cosa che penso che comunque da parte dell'amministrazione comunale, come diceva prima il sindaco, siano stati già fatti in questo periodo degli atti che vadano in questa direzione, come diceva prima il sindaco per quanto riguarda appunto il gioco d'azzardo. Il nostro comune si è già attivato e anche per quanto riguarda il racket, perché comunque fanno i controlli nei vari centri commerciali, al mercato, cioè queste cose vengono fatte. Certo, questo è un inizio di un percorso che senz'altro, aderendo a questa associazione, la nostra amministrazione andrà sempre più sviluppando tutte le iniziative, tutti i percorsi che si possono fare. Grazie. Grazie. A questo punto sottopongo a votazione la proposta di delibera indicata al primo punto dell'ordine del giorno. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 21,
Contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 21. Il Consiglio approva all'unanimità. Grazie. A questo punto prendiamo il discorso riguardante le mozioni. La mozione numero 1, presentata dal consigliere Nossa, relativa alla dichiarazione anticipata di trattamento. La parola al consigliere Nossa per illustrarla. Grazie. Volevo chiedere la parola però prima della mozione, è possibile? Non è possibile, chiedere la parola prima della mozione. No, volevo richiamare all'utilizzo della votazione. Non so, me la dà la parola. No? Sì. Grazie. Sì, volevo entrare nel merito, a mio avviso, dell'uso improprio che si fa della dichiarazione di voto, se è possibile. Sì, a mio avviso, eh. Poi dopo volevo sottoporre a lei questa... Cioè, nel momento in cui si fa... Sì. No, semplicemente questo, trovo inopportuno che nel momento in cui ci si esprima per dichiarare il voto su un argomento, poi si devi su argomenti che non hanno a che fare con la dichiarazione su cui si è chiamati a parlare. E quindi questo, francamente, mette poi in difficoltà altre persone che non possono dichiararsi sul voto a replicare su affermazioni che potrebbero essere magari oggetto di una discussione più ampia. Sì, vabbè, comunque ogni gruppo ha il suo capogruppo, quindi se vuole fare una replica in merito si poteva fare benissimo. Adesso andiamo subito alla mozione numero 1. La parola al consigliere Nossa, prego. Sì, buonasera. La leggo perché così, secondo, a mio parere, così è ben capibile. L'ho scritta proprio in un linguaggio molto elementare, anzi l'abbiamo scritta in un linguaggio molto elementare. Allora, premesso che l'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la legge, cerco di andare veloce, in nessun caso può violare i limiti imposti al rispetto della persona umana. L'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti umani e la biomedicina stabilisce che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dello stesso non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. L'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che deve essere rispettato il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge. Il disegno di legge 26 marzo 2009, disposizioni in materia di alleanza terapeutica da consenso informato e dichiarazioni anticipate, è da tempo in preparazione al Parlamento italiano, lo è ancora tuttora. Valutato che la vita umana è un valore primario, che va sempre tutelato e che esso attiene alla sfera personale dei principi etici che ognuno possiede sulla base delle proprie sensibilità individuali. Considerato che le moderne tecnologie e la scienza medica allungano i tempi della vita, anche in caso di stato vegetativo permanente ed irreversibile, provocando difficoltà nella tutela della libertà della persona che, a causa della malattia, non è più tenuto in grado di esprimere la propria volontà in ordine alle terapie a cui essere sottoposto. Ritenuto che le dichiarazioni anticipate di trattamento tendono a favorire una socializzazione dei momenti più drammatici dell'esistenza ed evitare che eventuali incapacità del malato possa indurre i medici a considerarlo, magari inconsapevolmente, contro le loro migliori intenzioni, non più come una persona con la quale concordare il programma terapeutico ottimale, ma soltanto come un corpo da sottoporre ad anonimo trattamento, la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione vale a qualificare il diritto alla salute come diritto di libertà, e discende che ogni soggetto ha il diritto di essere curato e vanta una pretesa costituzionalmente garantita di esserlo nei termini in cui egli stesso desidera, spettando lui decidere a quale terapia sottoporsi e quale rifiutare. Il diritto di autodeterminazione non deve essere un riferimento assoluto, ma vissuto in prospettiva relazionale. Le scelte sono intimamente personali, ma la persona non deve essere lasciata sola nel momento della scelta. Vado avanti. Rilevato altresì che in questo quadro complesso in cui si intrecciano problemi di biodiritto, posizioni filosofiche e religiose, in cui la legge civile non è coordinata con la legge penale, è improcrastinabile l'esigenza che venga approvata una legge che regoli unitariamente la materia nel pieno rispetto delle convinzioni etiche, dei diritti civili e di libertà di ciascun cittadino,
anche se ragionando sui principi costituzionali e sulle regole che si applicano alle dichiarazioni di volontà, si può giungere alla conclusione che le dichiarazioni di volontà anticipate hanno una valenza giuridica in ogni caso già oggi. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di San Giovanni sollecita il Parlamento italiano ad approvare una legge che abbia il fine di regolare in maniera inequivocabile la possibilità per ciascun cittadino di poter esprimere liberamente e con chiarezza i propri desideri in tema di DAT. DAT è il testamento anticipato. Impegna il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale a promuovere occasioni di dibattito e di confronto pubblico sul tema dei DAT, coinvolgendo nella forma più ampia e pluralistica cittadini, associazioni e operatori sociosanitari. Impegna ora il Sindaco e la Giunta a istituire presso il Comune un apposito registro per raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni anticipate di trattamento, quali espressioni della volontà dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Mossa. Apriamo il dibattito sulla mozione numero 1, prego. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolata, che nel frattempo ha fatto una richiesta per raddoppio dei tempi. Prego. Sì, solamente per evitare di arrivare lungo, perché non so bene quanto durerà l'intervento. Poi, visto che abbiamo parlato di legalità la delibera precedente, non volevo non rispettare le regole subito. Allora, dichiarazione anticipata di trattamento. Di cosa si tratta? Una dichiarazione anticipata di trattamento, detta comunemente testamento biologico, è l'espressione della volontà da parte di una persona in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte con senso informato per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. Citazione da una nota enciclopedia online. I temi trattati hanno un valore di grande rilievo. Si tratta di vita umana e dei suoi confini, libertà, diritti fondamentali. Nel testo proposto questa sera si legge: la vita umana è un valore primario che va sempre tutelato. Esso attiene alla sfera personale dei principi etici che ognuno possiede sulla base delle proprie sensibilità individuali. Fissato questo principio universalmente riconosciuto, quello della vita umana, le cose sono fortunatamente complicate dal fatto che la scienza medica sta facendo progressi notevoli, nel senso che per eventi traumatici in conseguenza dei quali le strutture sanitarie riescono ora a mantenere in vita le persone, in passato non vi era scampo. Le moderne tecnologie e la scienza medica, si legge sempre nel testo, allungano i tempi della vita anche in caso di stato vegetativo permanente ed irreversibile. Questo però provoca difficoltà nella tutela della libertà della persona, che a causa della malattia non è più in grado di esprimere la propria volontà in ordine alle terapie a cui essere sottoposto. L'articolo 32 della Costituzione cita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Quello che la Costituzione aveva previsto come un principio fondante la Repubblica va ora e sempre più a fatica calato nella realtà odierna, come dicevo, più complessa di un tempo. I limiti imposti dal rispetto della persona umana non sono per nulla facili da determinare, sia per l'elevata importanza dei valori in gioco, sia per il fatto che essi sono legati alla sensibilità e alla coscienza personale, campo al quale tento di avvicinarmi in punta di piedi, ma nel quale non mi sento per nulla adeguato ad entrare. La mia riflessione è stata innanzitutto personale, sulla non adeguatezza nel trattarli. Confortato dal parere del Cardinal Martini, che in un dialogo con Ignazio Marino dichiarava:
Per questo sono incerto anche sullo strumento del testamento biologico. Ritengo che una riflessione seria e condivisa sulla fine della vita potrebbe essere utile, purché sia appunto seria e condivisa, e non si presti a speculazioni di parte e soprattutto non induca in qualche modo ad aperture a quella decisione sulla propria morte che ripugna il senso del profondo del bene della vita. Metabolizzato, se non superato, il timore personale, e convinto del fatto che i temi e i problemi di natura etica che coinvolgono la convivenza comune devono trovare uno schema condiviso di regole, penso sia un compito primario, irrinunciabile ed entusiasmante della politica trovarlo, a partire dalle differenze e dai pareri di tutti con pari dignità, per giungere a un minimo comune denominatore che sia terreno fertile per il bene comune. Qui si allaccia un'ulteriore riflessione, una riflessione sulla non opportunità, o meno, di trattarli in sede comunale, essendo la materia di competenza statale. Per questo il primo richiamo che c'è nella mozione è quello di chiedere al legislatore un'azione in merito, cito, in questo quadro complesso in cui si intrecciano i problemi di biodiritto, posizioni filosofiche e religiose, in cui la legge civile non è coordinata con la legge penale, è improcrastinabile l'esigenza che venga approvata una legge che regoli unitariamente la materia, nel pieno rispetto delle convinzioni etiche, dei diritti civili e di libertà di ciascun cittadino, anche se ragionando su principi costituzionali e sulle regole che si applicano alle dichiarazioni di volontà. Si può giungere alla conclusione che le dichiarazioni di volontà anticipate hanno una valenza giuridica in ogni caso già oggi. Ma possiamo non dire la nostra a livello comunale, almeno come provocazione, o è un'illusione inutile creata per i cittadini e senza utilità pratica? E ancora di più, è un argomento bandiera o un argomento interessante per i cittadini? Partendo dal dubbio che l'argomento potesse risultare estraneo alle priorità della maggior parte delle persone, soprattutto di questi tempi alle prese con ben altri problemi, non mi sono però sottratto all'approfondimento e alla discussione. È stata una riflessione seria e condivisa sul fine vita, senza pregiudizi e con un unico scopo, il bene dei cittadini, fatta all'interno del mio partito, prima di tutto, all'interno delle commissioni consigliari della passata legislatura, nella quale ho sentito prevalere la necessità e la volontà di arrivare a una visione condivisa più che far valere l'opinione della maggioranza. Questa sera la discussione continua in forma più ufficiale, ma spero con lo stesso spirito. È stato un esercizio di approfondimento personale e di condivisione democratica che mi ha portato ad apprezzare l'attualità e il valore e l'urgenza di un problema che tocca drammaticamente poche persone, è vero, però lasciate sole nella mancanza di regole e che assurge a emergenza nazionale in caso di eventi eclatanti, quando viene trattato poi senza il dovuto approfondimento tecnico e la necessitaria delicatezza di sostanza. Alla fine penso che un valore questo provvedimento ce l'abbia. Ma mi sono chiesto, ha un valore di provocazione o un valore tangibile? È vero che il registro proposto ha anche un valore di spronare il legislatore, ma penso che abbia anche già in sé un valore, vorrei dire concreto. Intanto il disegno di legge del 2009 si intitola «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento». Quindi le dichiarazioni anticipate di trattamento sono lasciate come ultima questione. Infatti mi convince molto il tema dell'alleanza terapeutica che il disegno di legge purtroppo mette al primo posto. Un principio credo generale, qui applicato ai drammatici casi di incapacità ad esprimere il consenso informato proprio quando è più critica l'opinione del paziente rispetto alla cura proposta. L'alleanza terapeutica è stabilire la volontà autentica della persona. Il cambiamento poi delle condizioni e percezioni del paziente in questi momenti drammatici, contemperate però dall'autonomia valutativa e decisionale del medico, che non dimentichiamolo è una persona, anche lui. Tra accanimento terapeutico ed eutanasia, tra procurare la morte o accettare di non poterla impedire,
c'è un limite difficilmente definibile a priori, per il quale è però importante che ognuno possa esprimere le proprie convinzioni. Testamento biologico quindi per aiutare medico e famiglia nella decisione finale in assenza del parere del principale interessato, in modo che per lui sia effettivo il principio di autodeterminazione, anche se non come valore assoluto, ma in prospettiva relazionale. Su una questione tanto delicata e che attiene alla sfera più intima di ciascuno, occorre poter valutare caso per caso, per non incorrere in un rigorismo di regole prefabbricate, ma evitando al contempo di incorrere in eccessivo liberismo. Per ciascuno di noi è diverso il limite tra eutanasie, omissione di soccorso e accanimento terapeutico ed è giusto che questa scelta e valutazione venga condivisa con il medico, nella libertà della coscienza di ciascuno dei protagonisti di queste drammatiche fasi della vita. È un passo oltre il consenso informato per vincere la solitudine del medico e del paziente, come fine unico il bene della persona. Cito di nuovo dalla mozione, ogni soggetto ha il diritto ad essere curato e vanta una pretesa costituzionalmente garantita di esserlo nei termini in cui egli stesso desidera, spettando a lui decidere a quale terapia sottoporsi e quale rifiutare. Il diritto di autodeterminazione non deve essere un riferimento assoluto, ma vissuto in prospettiva relazionale. Le scelte sono intimamente personali, ma la persona non deve essere lasciata sola a scegliere. Occorre che la scelta maturi all'interno di un'alleanza terapeutica tra paziente e medico, vincendo le solitudini di entrambi nell'interesse del malato. Il testamento biologico, quindi, come indicazione di propensione che abbia un peso nella valutazione del medico, nel confronto con un fiduciario del paziente, al fine di rendere effettiva la libertà dell'individuo, nel vivere la cura come proporzionata ed adeguata, in modo da tutelare la qualità della vita, con opportune cure, ma anche sostegno e solidarietà all'interno di quella rete di cui sopra. Concludo con le parole del Comitato Nazionale di Bioetica. Le dichiarazioni anticipate di trattamento tendono a favorire una socializzazione dei momenti più drammatici dell'esistenza, ad evitare che l'eventuale incapacità del malato possa indurre i medici a considerarlo, magari inconsapevolmente e contro le loro migliori intenzioni, non più come una persona con la quale concordare il programma terapeutico ottimale, ma soltanto come un corpo da sottoporre ad anonimo trattamento. Questo provvedimento quindi mi vede favorevole, avendo anche contribuito a costruirlo. Restano dei rischi, secondo me, sui quali occorre vigilare nel futuro. Il primo rischio è legato all'ambiguità che potrebbero avere le dichiarazioni anticipate di trattamento, soprattutto se redatte senza l'assistenza di un medico, su quali indicazioni siano in esse ammissibili e poi, dall'altro lato, su quale affidabilità abbiano, se siano vincolanti o indicative, mancando purtroppo appunto una legge di riferimento. Per questo è citato nella mozione come primo punto proprio la necessità di una legge in merito a questo tema che, come dicevo all'inizio, è di competenza dello Stato. Grazie. Grazie al consigliere Tremolata. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. La legge italiana sancisce il diritto per ogni paziente di conoscere la verità sulla propria malattia e il diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte da parte dei medici. Tale possibilità viene espressa dal paziente tramite la firma del consenso informato, modulo attraverso il quale il paziente viene informato delle cure che riceverà e le accetta formalmente. Il processo che sottende la firma da parte del paziente di un consenso informato prevede, ed è la condizione fondamentale affinché il consenso venga firmato, che la persona sia capace di capire ciò che gli sta succedendo e le cure che gli vengono proposte e di esprimere in maniera cosciente il proprio parere. Può però succedere che in condizioni molto gravi una persona possa non essere in grado di esprimere la propria volontà.
È nato quindi in molti paesi il principio delle direttive anticipate o testamento biologico, con cui una persona dichiara in perfetta lucidità mentale quali terapie accettare o non accettare nel caso in cui si trovasse in condizioni di incapacità di esprimere la propria opinione. Nel 2001 l'Italia ha ratificato la Convenzione di Oviedo del 1997, che stabilisce che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione. Inoltre, secondo il Comitato di Bioetica, i medici dovranno non solo tenere in considerazione le direttive anticipate, scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà. Non solo, ma in Italia c'è un diritto sancito dalla Costituzione, ben citato nella mozione, che stabilisce il diritto dei cittadini ad essere curati nel migliore dei modi possibile, ma non stabilisce l'obbligo a farsi curare ad ogni costo. Fatti questi riferimenti a ciò che il legislatore ha messo a disposizione nel caso della possibilità di autodeterminazione delle cure, da ricevere o da non ricevere, noi siamo a favore della possibilità di rendere ogni cittadino libero di poter esprimere la propria scelta per quanto riguarda il termine della propria vita attraverso la registrazione nel registro appunto del testamento biologico e consapevole soprattutto dei propri diritti e di metterlo nelle condizioni di poter fare una scelta consapevole. Perché come ribadito dal consigliere Tremolada, il punto fondamentale è che ogni cittadino deve essere a conoscenza di quali sono i propri diritti e possa scegliere in maniera consapevole se aderire o no e in che maniera aderire al testamento biologico. Decidere di rifiutare le cure di fine vita, laddove queste cure non portino ad altro che ad un mantenimento di uno stato vegetativo irreversibile, deve poter essere considerato una libera scelta di ogni cittadino. E ogni cittadino deve poter esprimere le proprie intenzioni, essendo sicure che queste vengano rispettate. Noi non siamo contrari all'accanimento terapeutico, così come non siamo a favore dell'eutanasia. È però fondamentale lasciare ad ogni individuo la possibilità di esprimersi liberamente. È fondamentale informare per tempo e per questa ragione ci chiediamo e auspichiamo che l'amministrazione comunale si faccia portavoce di eventi durante il quale il tema delle cure di fine vita venga affrontato e spiegato dettagliatamente ai cittadini, perché solo un cittadino informato può prendere la decisione più corretta per la propria vita. Il diritto di scegliere una morte dignitosa o più consona alla propria coscienza deve essere un diritto sancito dalla legge, ma esistendo un vuoto legislativo a tal riguardo è necessario che quante più voci si uniscano al coro per richiedere che questo vuoto venga finalmente colmato. Grazie mille. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente. Beh, questo è un tema delicatissimo, un tema che spesso divide. In mancanza di un consenso dell'interessato, qualsiasi cura o terapia deve ritenersi priva di legittimità. Ognuno di noi è libero di accettare o rifiutare la terapia che un medico ci propone a tutela della nostra salute. È il cosiddetto principio di autodeterminazione, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, che più volte abbiamo sentito citare in questo dibattito. Infatti l'articolo dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E stiamo parlando del diritto del paziente di scegliere, naturalmente dopo essere stato adeguatamente informato e reso consapevole dei benefici che potrà ottenere e di converso dei rischi che potrebbe correre non accettando. E quali cittadini rimangono esclusi da questo diritto? Tutti coloro i quali in quel preciso momento non sono in grado di intendere e di volere. Chi è in coma o in uno stato vegetativo permanente. Chi non è in grado di recepire le informazioni e quindi di poter esprimere il suo dissenso. In questi casi il principio di autodeterminazione risulta efficace. Il testamento biologico altro non è che un documento con il quale ognuno può indicare, in un momento in cui è in grado di prendere una decisione consapevole, quali terapie intende o non intende accettare, qualora in futuro sia in una condizione di incapacità e di impossibilità ad esprimere la propria volontà. Un documento, cioè, che mette in grado il medico di sapere quali fossero le volontà del paziente prima di quel momento in cui non ha la possibilità di esprimersi.
E quindi potrebbe sembrare logico che io chiuda il mio intervento in questo momento dicendo solo che siamo favorevoli alla proposta contenuta in questa mozione. Però le domande da porsi sono altre e sono di più. Cioè noi tutti i giorni prendiamo delle decisioni che sono frutto di riflessioni dettate da condizioni che sono spesso mutevoli. In poche parole, come possiamo essere certi che chi ha deciso prima di non avvalersi di interventi terapeutici atti a non tenerlo in vita, in quella situazione, quando si manifesta realmente quella situazione, non abbia cambiato idea? Beh, la risposta ce l'abbiamo sotto gli occhi. Se in parte ce l'hanno fornita i padri costituenti, pensando al cittadino come parte attiva, intellettualmente capace, che si interroga e cerca di comprendere per fare scelte consapevoli, il resto arriva da quello che viviamo tutti i giorni. Se penso alla parola vita, non mi immagino immobile in un letto e incosciente, non immagino immobile e incosciente su di un letto di ospedale. Se penso alla vita, penso alle gioie e anche ai dolori che vivo e ho vissuto, esperienze che segnano e ci vedono coscienti e attivi, cioè in relazione con il mondo circostante. Penso alla libertà di partecipare che si annullerebbe se fossi in uno stato di vegetativo permanente. Penso che forse mi sentirei una macchina e non un essere umano. Beh, se la vita deve essere considerata un bene indisponibile, interroghiamoci sul concetto di vita e non vita. Nella società moderna lo stesso concetto di morte naturale, inserito in un contesto in cui la tecnologia è in grado di rispondere a situazioni fino a poco tempo fa impensabili, è sempre più sfumato. Purtroppo poi accadono le cose che non ti aspetti. Abbiamo assistito a volte tra i media fare battaglie veramente sgradevoli, abbiamo visto strumentalizzare situazioni che già di per sé erano emotivamente sconvolgenti, situazioni trattate con straordinaria leggerezza, utilizzando le piazze, portando addirittura, e mi riferisco a uno su tutti al caso di Eluana Englaro, un membro autorevole della Chiesa, che spesso e volentieri invece riesce ad avere il giusto peso e riesce a dare il giusto apporto a queste discussioni, abbiamo sentito un membro autorevole della Chiesa definire quello di Eluana un omicidio. E noi voteremo a favore di questa mozione. Lo facciamo perché crediamo semplicemente che su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l'individuo debba essere sovrano. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Chiesta la parola la consigliera Iosa. Ne ha facoltà. Prego. Grazie Presidente. Come gruppo abbiamo avuto un ampio confronto sul tema della mozione e, come evidente, essendo una lista civica, le anime al nostro interno sono varie. E mi sembra corretto, per pluralità di pensiero, riportarvele entrambe. Un lato cattolico di una parte di noi pensa e sostiene il non accanimento terapeutico, ma non ritiene che spetti all'uomo decidere la fine dell'esistenza terrena. Questo nell'ottica e nel credo profondo che in ogni esperienza che ci è data di vivere, Dio ha un progetto chiaro per ognuno di noi. È stato poi evidenziato come a volte leggi nate per salvaguardare la salute e preservare il pericolo di morte che nasceva da pratiche clandestine, e mi riferisco in questo caso all'aborto, siano diventate un silenzioso sterminio di massa di cui nessuno parla più. La parte laica di noi condivide invece il tema della mozione, ritenendo centrale la parte che qualifica il diritto alla salute come diritto di libertà. E per tutti invece risulta importante il punto dove viene detto: le scelte sono intimamente personali, ma la persona non deve essere lasciata sola a scegliere. Occorre che la scelta maturi all'interno di un'alleanza terapeutica tra paziente e medico, vincendo la solitudine di entrambi nell'interesse del malato. Riteniamo fondamentale come identità del nostro movimento il libero arbitrio e la libertà di scelta, quindi esprimeremo un parere positivo, chiedendo che ci sia informazione, che i cittadini vengano posti nella condizione di una scelta che abbia come base comunque la conoscenza. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola la consigliera Pennasi. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma io, diciamo, ragionando su questa mozione,
In questi giorni ho fatto una riflessione, quindi non torno sui tanti argomenti che sono stati sviscerati perché è giustamente un tema molto delicato e complesso, ma vi riporto solo questa mia riflessione. Premetto che io sono favorevole a questa mozione, non lo sono da un punto di vista personale, nel senso non mi interessa dirvi quella che è poi la mia scelta personale rispetto a, a questo tema, ma lo sono, per come veniva già detto, perché lo reputo un tema di libertà che deve essere data al cittadino, che non va a ledere la libertà degli altri e che quindi deve essere assolutamente garantita per una società che reputo, se va in questa direzione, più civile e rispettosa. La mia riflessione era una riflessione che facevo un po' più ampia. Leggevo la relazione sabato del governatore della Banca d'Italia su questo paese che, con dei numeri, ovviamente sto uscendo un attimo dal tema ma poi ci torno, ci dimostrava come da 25 anni questo paese è un paese fermo, è un paese bloccato, è un paese che non si muove, non va avanti, anzi purtroppo, come succede quando ci si ferma, spesso e su molti temi torna indietro. Beh, io credo che lo sviluppo sia un sistema complesso dove si intrecciano gli aspetti sociali, gli aspetti economici, l'ambiente, il territorio e dove e anche temi come questo fanno parte dello sviluppo di un paese, di una società e di una civiltà. Quindi per questo volevo fare quel riferimento, perché io credo che per quanto la normativa nazionale sia bloccata, per quanto sia un elemento di stimolo, di riflessione, un piccolo passo, però io lo vedo, lo voglio vedere come un passo di una società che vuole andare avanti, che vuole continuare, nel rispetto delle sensibilità di ciascuno che ha il suo orientamento religioso. Infatti non ho voluto esprimere una mia posizione personale iniziale, ma ragionando su un'idea di società. Ecco, io sono favorevole a questa mozione questa sera, penso che sia un mattoncino, un pezzettino che facciamo nel nostro comune, se questa mozione passa, se l'impegno viene portato avanti, verso un'idea di società migliore, una società che vuole continuare ad andare avanti nel rispetto delle sensibilità di tutti. E sottolineo un tema, io ricordo che avevamo lavorato nella precedente consigliatura in commissioni congiunte tra la prima e la terza commissione, e un tema trasversale e fondamentale che veniva sempre fuori è quello dell'informazione però per i cittadini, proprio perché gli argomenti sono così complessi e difficili, è fondamentale che le istituzioni, che le amministrazioni pubbliche, che tutta la società civile che può mettersi in campo faccia poi un'azione di informazione. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi. Chiesto la parola il consigliere Foggetto. Ne ha facoltà, prego. Allora, premettendo che noi come gruppo siamo favorevoli a questa mozione, il mio intervento sarà breve, sarà più personale che non legato al gruppo che rappresento. Io penso innanzitutto che non ci sia molto da dire su questa mozione, se non il fatto che questo diritto, questa proposta rientri nell'ottica di quelle libertà, quei diritti che in Italia sono ancora non liberi, non riconosciuti. E mi viene da pensare non solo a questo, ma mi viene da pensare anche alla possibilità di sposare un uomo o una donna, a sposare qualcuno che ha il proprio stesso sesso. Mi viene a pensare alle cure con cellule staminali, mi viene a pensare alla scelta di come morire, di come arrivare al fine vita, alla fine della propria vita in determinati casi. Tutti e tre questi casi che ho fatto, poi ce ne sono mille altri che non sono legati necessariamente a questo ambito, sono questi tre casi in particolare sono molto legati al contesto culturale e religioso nel quale abitiamo, nel quale viviamo. Come si può intendere, io non sono il prototipo del religioso, ma ho un grande rispetto, una grande stima per chi lo è, per chi
Però in questo caso e su queste argomentazioni, su questi argomenti, io pretendo che non si leda la mia libertà di scelta. Questi esempi che ho fatto prima, secondo me, non rientrano appunto nel quadro della la mancanza non di diritti, ma di un diritto che è fondamentale, quello di poter scegliere. Poi appunto mi viene anche una piccola riflessione, pensando a quello che aveva detto prima il consigliere De Noia. Io per vita intendo qualcosa che è diverso da lo stato vegetativo. Io mi chiedo se per vita si intende esattamente quello che stiamo facendo noi in questo momento, io oggi pomeriggio che vado a prendere la bambina a scuola, oppure lo stato vegetativo e rimanere sdraiati a letto per anni, se queste due cose davvero sono pensate nello stesso modo, io mi chiedo davvero se la parola vita sono io a rispettarla poco o non qualcun altro. Chiudo poi dicendo che oggi abbiamo come ministro qualcuno che nel 2006 diede, l'onorevole Quagliariello, che nel 2006 diede sostanzialmente, non con queste parole, ma dicendo Eluana non è stata non è morta, è stata uccisa, diede sostanzialmente dell'assassino al signor Beppino Englaro. Tornando al discorso che facevo prima, il signor Quagliariello, l'onorevole Quagliariello ha tutto il diritto di dire quello che pensa. Io penso che ci sia anche da sancire la libertà e, e il diritto di dire quello che si intende fare in determinati casi. E tutto ciò, lo dico, non è una questione ideologica o meno. Io stesso, se in questo momento mi si ponesse la domanda che cosa vorresti fare, che cosa vorresti che ti succedesse in un determinato caso, io stesso in questo momento non saprei dare una risposta, ma pretendo che chi in questo momento la può dare, la vuole dare, abbia il diritto di farlo. Grazie consigliere Poggetta. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino, prego. Sì, grazie della parola. Intanto il mio intervento, mi spiace dirlo, ma non si allinea con quelli delle persone al gruppo al quale appartengo. E a mio avviso questo può essere letto solo come una ricchezza e non come come una voce stonata. Non è difficile, cioè non è facile spiegare le motivazioni, è una mia idea e quindi penso che possa essere messa al servizio di tutti, di chi insomma lo vorrà. Quando si parla di concetto di vita, ecco, io penso che veramente sia un concetto così difficile, così variamente classificabile, e mi astengo dal dare delle definizioni perché non mi sento all'altezza e non preferisco non farlo. Vorrei però dire la motivazione per cui io mi asterrò, proprio perché non intendo impedire a nessuno di fare le proprie scelte e ciascuno farà le sue. Ritengo però che la proposta non chiarisca a sufficienza la differenza, per esempio, che c'è tra il rifiuto o comunque tra l'accanimento terapeutico, che è una cosa, e invece delle volontà che vengono espresse da una persona quando si dà per scontato che sia, nel pieno delle sue facoltà e che sia stata completamente informata. Si devono verificare un po' troppe condizioni per come la vedo io, e l'applicazione poi pratica di questa cosa mi sembra un po' difficile. Facciamo fatica a curare al meglio le persone che non stanno bene, io parlo per esempio anche della terapia del dolore, ma questo ve lo dico per esperienza, quindi mi chiedo poi se siamo veramente in grado di applicare in maniera corretta ed intelligente quello di cui stiamo parlando questa sera. Queste sono tutte perplessità che io così metto, ma veramente al servizio, non vuole essere polemica, perché poi uno non può schiacciare il pulsante così su una questione così importante, poi andare a casa e dire ragazzi abbiamo preso una decisione importante. D'altro lato mi sembra che non spetti neanche a un consiglio comunale, francamente, prendere questa decisione, cioè non ce la fa un governo, mi chiedo che tipo di contributo, ma soprattutto che utilità poi possa avere, molto semplicemente. Mi chiedo poi se il comune, onestamente, umilmente, possa davvero far rispettare le volontà di ciascuno, ecco, in che misura, in quale modo, secondo quale modalità,
perché poi è facile prendere delle decisioni, poi però bisogna anche, come dire, assicurare che queste cose vengano attuate. Non è solamente un motivo religioso, guardate, perché poi le appartenenze al mondo cattolico sono varie, sono diverse, quindi non vuole essere una scusa dietro la quale ciascuno, o io in particolare, mi possa difendere. La posizione della Chiesa su questo è abbastanza chiaro, anche se nei documenti della Chiesa viene espressa una posizione non sfavorevole al fatto di rifiutare l'accanimento terapeutico. Questo è stato detto più volte nell'Umane Vitae, se non ricordo male, per cui è sufficiente andarsi a leggere il capitolo che riguarda questo tema. Poi uno può essere non d'accordo e, per carità, ci sta tutto. Comunque, io spero di aver spiegato in maniera semplice, ecco, qual è la mia posizione. Pur essendo favorevole al fatto che ciascuno possa dire di no all'accanimento terapeutico, per esempio, perché alcune volte mi sembra veramente eccessivo ed inutile per tutti, non ho ben chiaro, vi dico la verità, che cosa poi significhi nella pratica il fatto che una persona possa esprimere un parere quando capisce esattamente la sua situazione e come poi soprattutto questa volontà possa essere assicurata, soprattutto da un comune. Ecco questo. Grazie alla consigliera Teormino. Ha chiesto la parola il consigliere La Miranda. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, ma credo che qualche parola la debba dire anche come rappresentante appunto di quel Popolo delle Libertà, che è stato uno dei fattori del famoso decreto Salva Luana, su cui chi appartiene a quest'area politica e culturale è stato orgoglioso quella sera di quel provvedimento. Ha centrato il punto la consigliera Teormino. È un tema che, se vogliamo dissertarne noi per arricchimento personale e confrontarci, va benissimo, ma non è un tema che appartiene a quest'aula consigliare. Non è un tema su cui l'amministrazione può fare alcunché, sta solo prendendo in giro i cittadini, perché quella dichiarazione è tecnicamente tamquam non esset, non ha nessuna rilevanza giuridica. Quindi chiunque familiare la può impugnare in qualsiasi momento. Perché comunque nello stato di incapacità di una persona, chi subentra per legge a decidere sono i familiari e nel contrasto dei familiari interviene il magistrato. La legge su questo è sempre, sullo stato di incapacità delle persone esistono ormai da decenni copiose sentenze, le norme sono chiare ma non sono di oggi, ce le portiamo addirittura dallo statuto albertino, quindi qualcosa e qualche significato, diciamo che il legislatore sia granitico su queste posizioni, è evidente che debba essere preso in considerazione. Così come nelle riflessioni della libertà, non è una libertà tout court che c'è noi concessa, noi non siamo degli individui materialisti, giustamente mi confrontavo prima con Franca, assoldati al nichilismo assoluto, no, noi la vita non c'è stata data perché l'abbiamo decisa noi, l'ha decisa qualcun altro di donarci la vita, e se oggi noi siamo qua con le nostre piene capacità e senza essere portatori di handicap o di quant'altro, è perché qualcuno ci ha donato la capacità di essere qui integri come persone, sin dalla nostra nascita. Altri non hanno avuto questa facoltà e questa fortuna di essere capaci al momento della loro nascita. E chi decide per loro? Allora, per queste persone cosa fate? Che sono già nate incapaci. Decidete? Che possono comunque decidere nella loro incapacità? No, e allora queste persone sono discriminate rispetto alle altre se poi dopo in un certo momento della loro vita si trovano in una situazione che dall'incapacità derivano anche uno stato di coma? Credo proprio di no. E cosa cambia la differenza tra un ragazzino che ha 17 anni, 11 mesi e 30 giorni e una ragazzina che diventa 18 anni? Hanno una diversa maturità? Per legge, sì, lo sappiamo, può sottoscrivere un contratto che è vincolante, il giorno prima non lo è, il giorno dopo lo diventa. Ma questo è perché il diritto ha bisogno anche di alcune certezze, di alcuni punti fermi. Ma nella scelta della propria vita possiamo assumere che una ragazzina appunto di 17 anni, 11 mesi e 30 giorni sia migliore o peggiore di una ragazza che fa il giorno dopo i 18 anni e che quindi quella può decidere della sua vita e quella del giorno prima no. Probabilmente magari matura di più l'altra che non è maggiorenne di quella che è maggiorenne.
E noi possiamo, in nome appunto di un presunta libertà di cura della salute, ma chi lo stabilisce che abbiamo il diritto di cura alla salute e che il nostro diritto di cura alla salute non sia quello di essere mantenuti in coma perché magari tra 30 anni attraverso le staminali non avremo la possibilità di ritornare alla vita piena? Chi lo decide? E così come chi garantisce che a 18 anni una nostra scelta, che in quel momento è fatta sulla spinta emotiva di dire ma sì, 18 anni, siamo spensierati, ci penso, eccetera, poi alla fine nella sostanza mi dimentico che addirittura ho fatto una stupidata a 18 anni, non me ne ricordo perché una volta ho lasciato una dichiarazione, ho messo una firma che non mi ricordo neanche più io, mi trovo a 60 anni, vincolato a 70 anni, che qualcuno mi ricorda, guarda che qua c'è, agli atti risulta trascritta una notazione in cui dice questo. E chi vi dice che in quel momento a 70 anni io volessi ancora quella cosa lì? E però nel frattempo magari me ne sono dimenticato perché sa, la senilità e tutto porta anche a dimenticare tante cose. Però la coscienza di voler vivere, ho detto, sì ma famiglia dice, ma ha sempre detto che voleva vivere. Sì, però c'è la controdichiarazione che allora questa, a questo punto ha un'efficacia vincolante nel momento in cui viene fatto un impianto legislativo di questa natura. E poi se dopo tanti anni in Parlamento ancora non si riesce a trovare un punto di equilibrio tra laici e non laici sostanzialmente, perché poi, e questa è la sostanza, perché comunque che se ne dica lo scontro tra virgolette tra una cultura assolutista laica e una cultura che invece ha rispetto per la vita e che si richiama comunque a dei valori della vita cattolici. E lo dice chi non è un fervente cattolico da questo punto, a differenza come può essere Franca, che proviene da un mondo diciamo più connotato e caratterizzato da questo elemento, proviene da una cultura sociale laica, ma che comunque ha il senso della vita e il rispetto della vita. E sapendo, e ben sapendo, che dice, alcuni dicevano noi non sappiamo cos'è il significato della vita. No, esiste un termine scientifico di che cos'è la vita. La monocellula è vita. Quindi voglio dire, non è che non abbiamo dei termini scientifici, dei termini di paragone per decidere che cosa sia. Noi tuteliamo il nascituro, non il nato, il nascituro. Lo tuteliamo. È reato sopprimerlo. Quindi vuol dire che abbiamo già individuato dei punti fermi e nessuno ha mai messo in discussione questo concetto. Quindi dal momento in cui dopo noi possiamo andare, e quindi quella legge da questo punto di vista è sovrana nel tutelare la vita, non la legge è sovrana nel consentire di non avere più la vita, non abbiamo questo nostro principio di autodeterminazione. E voi mi dite, ma lo facciamo in uno stato limite? A quello stato limite arriviamo per una situazione patologica, di malattia, su cui possiamo magari preventivamente aver concordato con i nostri familiari come fare, ad esempio ho sempre detto a mia moglie, e lo dico già anche a mia figlia, dovesse accadermi qualcosa prima che inavvertitamente, un incidente stradale, qualunque cosa, ci ho detto disponete dei miei organi per quanto possa essere possibile e compatibile con ovviamente chi ne potesse avere bisogno. Ma è una manifestazione che ovviamente ho già dato, non è che ho bisogno di descriverlo alla moglie, questo è uno spirito che mi sento di dare. Francamente non ho tutta questa certezza di dire per levarmi meno sofferenze io, ma chi sono io per levarmi meno sofferenze? E poi nella prospettiva che dico, ma veramente che mi esce un Einstein di turno della medicina che il giorno dopo riesce a scoprire un meccanismo attraverso cui mi riporta in vita sano? Ma voglio privarmi di questa possibilità io? In questo momento, adesso in questo momento non è fattibile, ma neanche il cellulare, i computer erano ai nostri nonni ipotizzabili, eppure sono stati creati e adesso non ne possiamo più fare a meno. E uno se pensasse adesso di privarci del cellulare, già mai. E allora questi sono i meccanismi di riflessione che devono essere quando si è legislatori. Poi quando si vuol fare politica spiccia di basso profilo, facciamolo, non è che per carità. Ecco che dico, sensibilizzare può andare bene, approfondire, era più intelligente, tra virgolette, fare convegni di approfondimento su queste tematiche. Perché poi, in fin dei conti, avete i vostri rappresentanti in Parlamento, per giunta in questo momento la maggioranza del Paese, portate avanti queste tematiche. Siano loro il vero motore volano allora di questa vostra iniziativa. SEL ne ha parecchi di rappresentanti in Parlamento, mi pare, no? Quindi siano il volano. Movimento 5 Stelle, il PD, ne hanno, avete la maggioranza, portateli avanti e vedremo cosa c'è, se esiste veramente una maggioranza poi in Parlamento, perché poi il problema è che sempre che esista tutto, poi chissà perché quando si va in Parlamento non esiste, non si arriva mai ad avere una maggioranza reale. E non è perché interviene la Chiesa da questo punto di vista a fare pressione, è perché evidentemente ci sono dei limiti attraverso cui poi ciascuno nella propria coscienza interiore dice sì è vero, va bene ispirarsi alla libertà assoluta, al diritto di salute, di tutela, eccetera. Però alla fine c'è sempre un punto di domanda, come ad alcuni hanno posto la riflessione. E questo punto di domanda è quello che deve lasciare sempre uno spiraglio di speranza, perché noi in fin dei conti dobbiamo avere speranza sempre nella vita, mai nel levarci
la vita, perché anche questo, oltre che essere peccato, da un punto di vista, e essere immorale da un punto di vista laico, comunque viene considerato anche suicidio da un punto di vista, dal punto di vista tecnico, giuridico, anche fonte di responsabilità, laddove cagiona poi dopo responsabilità o effetti collaterali, quindi fonte di responsabilità risarcitoria. Quindi, per dirvi, anche il legislatore su questo sanziona il fatto che un cittadino si vada ad ammazzare nel momento in cui provoca dei danni. Ecco, quindi voi vedete da questo punto di vista che pur nella sua assolutezza, nella sua magari piena capacità di decidere di quel giorno lì di suicidarsi, il fatto che possa determinare da questa sua condotta un evento collaterale che provoca danno a terzi determina automaticamente una fonte di responsabilità. Quindi vedete come già di fatto nella vita legislativa molti temi siano stati affrontati da parte del legislatore su cui si sia già espresso, e anche la magistratura. Talvolta abbiamo visto che la magistratura vuole fare il passo più lungo della gamba, cioè sostituirsi al Parlamento, mossa forse anche da una cultura non più giuridica ma politica, mi permetto di dirlo, perché è evidente che il contrasto e i confronti tra vari anime della magistratura su questi temi poi interviene, perché poi ci troviamo sentenze che sullo stesso tema due pretori, chiamiamoli ex pretori, che contrastano clamorosamente, e quindi è evidente che poi devono investire la Corte Costituzionale, perché è solo l'organo preposto a dire che poi cosa può fare, dice non esiste un quadro normativo preciso, quindi io devo sanzionare tutto quante le pronunce che sono in contrasto con questo principio della tutela della vita. Ecco quello che poi si pone in problema. Ma è un percorso che va affrontato non a colpi di mozioni o a colpi di spot, va fatta crescere una coscienza e capire effettivamente cosa vogliamo della nostra cultura, della nostra civiltà, che era una volta romana e poi anche in parte cristiana. Ecco, da questo punto di vista è una pecca, diciamo, che portiamo ancora nella Costituzione degli Stati Uniti d'Europa, nella Costituzione europea, che a me non aver inserito le origini giudaiche e cristiane del nostro mondo, credo che sia una ferita che ci trascineremo per parecchio tempo, perché in realtà questi sono i principi fondanti di questo nostro continente, io credo che questi noi dobbiamo preservare. Grazie al consigliere La Miranda, ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Prego. Grazie signor Presidente. Ascoltando un po' i dibattiti che sono stati fatti, sto ripercorrendo il periodo della stesura di questa mozione, e tutto era nato a partire dal caso Englaro. Io penso che ad oggi i casi come sono successi allora, il caso Englaro, non debbano più capitare nel periodo, nell'anno in cui siamo adesso. Ripercorrerò un po' tutto quello, magari anche quello che è stato già detto, però lo ritengo importante. La legge italiana sancisce il diritto di ogni paziente di conoscere la verità sulle proprie condizioni di salute e il diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte. Siamo liberi di accertare o rifiutare la terapia che un medico ci presenta per la nostra salute dopo essere stati compiutamente informati e resi consapevoli dei benefici che si potranno ottenere e dei rischi che si corrono. È il principio di autodeterminazione sancito dall'articolo 32 della Costituzione, sul quale si basa il concetto del consenso informato. Certamente la possibilità di manifestare tale consenso richiede la capacità di poter prendere decisioni. Rimangono quindi esclusi da questo diritto tutti coloro che non sono in grado di intendere e volere. Chi è in coma o in uno stato vegetativo permanente, infatti, ma anche semplicemente chi è affetto da gravi malattie che limitano la capacità di esercitare la propria volontà, non può certamente comprendere le informazioni che gli vengono fornite, né può esprimere un consenso o un dissenso. La mancanza di integrità intellettiva fa diventare inefficace il principio di autodeterminazione, o almeno rende impossibile rispettare il diritto che ne deriva. Il testamento biologico si presenta come un documento con il quale ognuno, se lo ritiene importante, può dare indicazioni in un momento della vita in cui è in grado di prendere decisioni consapevoli su quali terapie intende o non intende accettare, qualora in futuro sia incapace di esprimere le proprie volontà.
Così le persone, sempre che lo vogliano, io ripeto, sempre che lo vogliano, mantengono la possibilità di indicare al medico la loro idea, anche quando non siano più in grado di comunicarla. Certamente non penso che questa scelta sia semplicemente e condivisibile da parte di tutti, ma è una scelta appunto e non è un obbligo e può essere revocata in qualsiasi momento. Sappiamo bene come ogni nostra decisione sia risultato di una serie di elementi che vanno dalle esperienze e dalle conoscenze che ognuno ha. Risultano importanti anche fattori contingenti e fattori emozionali legati al momento in cui si decide. Questo vale per ogni decisione, anche piccola, e a maggior ragione vale per le grandi scelte. Nessuno quindi può essere certo che se in condizioni normali ha stabilito che sia meglio morire che subire una certa terapia, in un altro momento non cambierebbe idea. Potrebbe accadere anche il contrario. Una persona in salute sceglie di accettare tutte le cure, poi nel momento terminale della vita consapevolmente cambia idea e rifiuta le terapie. Rimane quindi la necessità di dare a chi lo desidera la possibilità di esprimere il proprio parere su di sé e sul termine della propria esistenza. Perché lasciarlo ai parenti o in un'ultima analisi ad un medico che magari ha idee completamente diverse dalle mie sulla vita? Perché ci dovremmo affidare a sconosciuti che decidono al nostro posto e che effettueranno una scelta, certo difficilissima, che però si ripercuoterà su di noi? È altresì vero che lo stesso Codice Civile provvede a specificare alcune limitazioni del concetto di autodeterminazione, quando afferma che gli atti di disposizione del proprio corpo non sono consentiti, articolo 5, e il Codice Penale, con alcuni articoli, tutela il principio di indisponibilità della vita umana, non solo quella altrui, ma anche quella propria. Ma questo non scioglie il nodo della mancata possibilità di scegliere autonomamente alla propria fine. Questi problemi legati alle decisioni delle cure vitali hanno preso piede solo nel nostro tempo, tempo in cui i progressi scientifici danno la possibilità di cure sempre più sofisticate, che permettono di mantenere la vita in situazioni che fino a qualche anno fa si sarebbero risolte da soli. Quindi al concetto di morte naturale, da più parti invocato, è in discussione e ritorna prepotente il problema di chi possa o debba prendere decisioni terapeutiche e chi possa allungare la vita in modo artificiale, e qui si affaccia il rischio di eccedere nell'uso delle terapie di chi non può trarre giovamento, il cosiddetto accanimento terapeutico. Ritengo importante dunque questo tornare alla volontà nostra e questa si possa, non è un obbligo, enunciare quando sia ancora in grado di intendere e di volere, e ritengo importantissimo che il Comune si adoperi per la costruzione di un valido modello che permetta a chi vuole, ripeto, a chi vuole, di scrivere le proprie intenzioni in case di gravissime condizioni di salute. È chiaro che nella gran parte dei casi l'ambito nel quale il testamento biologico viene preso in considerazione è quello del periodo terminale della vita. Questo concetto deve essere sempre ben chiaro nel momento in cui un testamento biologico viene stilato, evitando documenti troppo restrittivi o anche troppo astratti, poco chiari e addirittura ideologicamente condizionati, che possano poi limitare una concreta possibilità di trattamento e di recupero di un paziente che non siano in condizioni irreversibilmente compromesse. Chiaramente capiamo tutti che è ben diverso il caso di una persona che sa di essere affetta da un tumore allo stadio terminale e che rifiuta la rianimazione cardiopolmonare dalla rinuncia della stessa pratica rianimatoria, scritta da una persona in perfetta buona salute che sottoscriva un modulo preconfezionato di testamento biologico, pensando all'ipotesi di un possibile futuro trauma o di una malattia neurologica. Per questo il modello deve essere chiaro e semplice. Ritengo sia comunque la si pensi necessario avviare un percorso che dia risposte alla domanda sulla dignità della vita e del fine vita.
a chi chiede una testimonianza di laicità e che non vengano imposte terapie di Stato. Io penso che con questa mozione noi inoltre chiediamo di sollecitare il Parlamento italiano ad approvare una legge che abbia il fine di regolare in maniera inequivocabile la possibilità per ciascun cittadino di poter esprimere liberamente con chiarezza i propri desideri sul tema del testamento. Quindi c'è la richiesta per quanto riguarda il sollecito al Parlamento. E inoltre penso che quando andremo a costruire un progetto per quanto riguarda la raccolta delle autentiche delle firme, ci sarà senz'altro una stesura delle regole, perché comunque non è che in questo momento sappiamo bene che a Roma è tutto fermo e non sta andando avanti niente. Probabilmente con quello che stiamo chiedendo noi può essere un inizio di un percorso. Quindi non è, è chiaro che in questo momento è una raccolta di dati, però penso che sia importante lasciare questa libertà, la libertà di scelta, che la libertà di scelta penso che sia un diritto civile per tutti. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola il consigliere Pavan, che c'è la richiesta di raddoppio dei tempi. Prego. Grazie Presidente, buonasera colleghi. In effetti l'argomento è un argomento molto delicato. Io per quanto posso cerco di ricondurre il tutto a aspetti d'accordo etici ma anche molto tecnici, essendo io medico. Già nella precedente legislatura sembrava che il Parlamento potesse arrivare ad approvare il disegno di legge Calabrò che il Senato approvò nel 2009, ma ovviamente le vicissitudini del Parlamento hanno fatto sì che al momento questo giaccia ancora non approvato. Pertanto la introduzione del registro delle volontà di fine vita a Sesto San Giovanni potrebbe in sé rivestire un'efficacia e un'importanza limitata proprio perché comunque restiamo tutti in attesa di una legge quadro a livello statale, proprio perché penso che sia ovvio doversi rifare a qualcosa di una direttiva ben precise. Però penso che la mozione che è stata presentata dal consigliere Nossa e la discussione che è stata portata avanti questa sera sotto vari aspetti merita senz'altro di essere approfondita. Cos'è il testamento biologico? È quel documento quindi che permette di esprimere le proprie preferenze su alcune opzioni che si presentano alla fine della vita. Le cure da attivare, da non iniziare o da sospendere, il trattamento analgesico, le eventuali donazioni degli organi, anche l'assistenza religiosa, eccetera. Da cosa nasce? Nasce dall'esigenza di legittimare anche l'atto medico. I desideri precedentemente espressi da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione da parte del medico. E questo è l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo. Tenere in considerazione, quindi, il medico ha l'obbligo di tenere in considerazione quello che il paziente ritiene di potergli dire e di potergli trasmettere. Nasce inoltre dalla necessità di comprendere meglio il bene complessivo del malato. Nel criterio di proporzionalità delle cure rientra il mondo dei valori del malato, il quale ha il diritto di rifiutare terapie che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita. Il codice di deontologia medica italiano ha affrontato ampiamente le varie implicazioni del rapporto medico-paziente di fronte alle svariate possibilità che l'evoluzione della vita e della salute del paziente può incontrare. Ebbene, mi permetto di leggervi proprio qualche articolo del codice di deontologia medica che ritengo addirittura essere esaustivo da un certo punto di vista, proprio perché dà quasi una leggenda di tutte le varie possibilità che il medico col paziente possono incontrare nell'ambito della loro alleanza terapeutica. Ci sono alcuni articoli propriamente per il medico che fanno parte ancora del giuramento di quando il medico si laurea
il giuramento è cambiato rispetto alla vecchia stesura del giuramento di Ippocrate, ma naturalmente ha ancora in sé determinate valenze che sono per noi estremamente importanti e sono proprio un giuramento. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo. Per quanto riguarda l'eutanasia, il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la morte. I trattamenti che incidono sull'integrità e sulla resistenza psicofisica del malato possono essere attuati previ accertamento delle necessità terapeutiche e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze. Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico può rifiutare la propria opera. Questo è un articolo 33 molto importante per quanto riguarda alcuni elementi che voi colleghi avete già trattato nei vostri interventi e mi piace condividerlo con voi. Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione al fine di promuovere la massima partecipazione alle scelte decisionali e l'adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Le informazioni riguardanti prognosi gravi e infauste, e qui volevo attrarre un attimo la vostra attenzione, o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alle persone, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. Perché ho voluto attrarre un attimino qui la vostra attenzione? Perché quando si parla di consenso informati, molto spesso si corre il rischio di andare a un certo automatismo: io ti do l'informazione, poi sono affari tuoi. Invece io penso, e questo l'abbiamo provato, lo proviamo molto spesso, perché a volte un consenso troppo rigido, troppo rigido, troppo asettico e magari molto ben informato, provoca nel paziente un senso di paura e quindi spesso rifiuta delle terapie, perché chiaramente quando viene sottoposto all'elencazione di tutti i possibili effetti collaterali o negativi, il consenso a quel punto lì è troppo informato e non per il fine del paziente. Quindi, come vedete, l'alleanza terapeutica tra medico e paziente è molto importante in questi aspetti e quindi figuriamoci in un aspetto che riguarda il fine vita. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata. Può capitare addirittura, e capita, e a me capita, che qualcuno dice: dottore, io so che se dovesse lei dirmi qualche cosa riguardo a una malattia incurabile, per me sarebbe già finita anticipatamente. E vi garantisco che prendersi una responsabilità del genere è veramente molto difficile. Il medico deve intervenire in scienza e coscienza nei confronti del paziente incapace nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Ecco, il discorso è l'accanimento terapeutico. Allora, in effetti, io me l'aspettavo, ma questa sera è successo così. Siamo partiti tutti, o comunque, da delle premesse che riguardavano appunto l'autodeterminazione del paziente nei confronti del rifiuto all'accanimento terapeutico, e questo naturalmente è un qualcosa che va visto in itinere, perché certe terapie che potrebbero risultare accanimento adesso potrebbero non esserlo più tra 20 anni. Ricordo un caso proprio recente, una mia paziente di 87 anni che doveva essere sottoposta a un trapianto di una valvola cardiaca, e vi garantisco, io a 87 anni le dissi: ma forse sarebbe meglio evitarlo, secondo me corre più rischi di quello che correrebbe se non si facesse operare. Bene, è andato in uno dei migliori ospedali della zona, l'hanno tranquillizzata, l'intervento è stato fatto, la paziente gode di buona salute, alla faccia mia, che avevo sconsigliato questo intervento. Ebbene, come vedete, queste cose cambiano anche nel giro di poco tempo. Allora, cosa si potrebbe pensare?
Si potrebbe pensare quindi che la realizzazione di questo registro possa essere comunque neutra. Vabbè, facciamo il registro e stop. Però mi permetto di continuare sempre da un punto di vista tecnico, diciamo, con alcuni problemi che possono sorgere da questo punto di vista. Uno l'abbiamo più o meno toccato adesso, nel senso che la volontà espressa oggi dal paziente sarà la medesima quando si troverà realmente ammalato, in un tempo diverso, in condizioni personali diverse, ma anche in presenza di possibilità diagnostiche terapeutiche probabilmente diverse e frutto dei rapidi progressi della scienza medica. Potrebbe veramente essere diverso, e in effetti il progetto di legge Calabrò, approvato dal Senato nel 2009, parla di una sorta di termine di questo consenso, parla di un termine di 5 anni. Dopo 5 anni bisognerebbe che questo DAT, questo testamento biologico, dovrebbe essere quindi ripresentato. Un altro problema è naturalmente la posizione, come abbiamo visto, la posizione del medico. Posizione del medico che qualcuno vorrebbe semplice esecutore della volontà altrui, o comunque delle determinazioni altrui. Spero, in quello che ho detto fino adesso, di aver condivido con voi l'estremo interesse, l'estrema difficoltà a volte e l'estremo fascino che può rappresentare questo tentativo di ricercare un'alleanza terapeutica col paziente per il suo bene, naturalmente per il suo bene. Però già la Convenzione di Oviedo dà l'indicazione che questo testamento biologico contenga delle informazioni di cui il medico deve tener conto, ma non può essere vincolato. Vi faccio un esempio. Il medico, secondo me, assolutamente non può essere vincolato, o almeno perché? Perché teoricamente un testamento biologico potrebbe anche dire: dottore, io esigo che lei faccia qualsiasi cosa per prolungare al massimo la mia vita con qualsiasi mezzo straordinario, ordinario, eroico, perché io sono convinto che tra 1 anno e mezzo riescono a trovare la cosa che io a questo punto potrò usare per curarmi, eccetera, eccetera. Capite bene che in una società come la nostra anche questo non è ipotizzabile, per 1000 motivi che potremmo trattare da parte. Quindi oserei dire che è molto meglio cercare un'alleanza terapeutica rispetto che naturalmente pretendere, come si fa per altre leggi, dove qualcuno lo vorrebbe pretendere, che il medico venisse vincolato a determinate scelte che il paziente, in quel caso in coscienza e in perfetta coscienza, gli fa. Quindi, io speravo che non venisse fuori il problema Englaro, ma naturalmente è venuto fuori. E su qui, sempre dal punto di vista tecnico, dobbiamo ammettere che c'è un'altra di quelle questioni dirimenti e discriminanti di grande importanza. E praticamente il concetto è questo. L'idratazione, l'alimentazione, l'igiene personale, i cambi di postura, l'analgesia, fanno parte tutte delle terapie o possiamo tutte o in parte considerarle dei diritti inviolabili di un corretto accudimento nei confronti del paziente? Questo è un argomento molto importante, perché capite bene che è vero che la signorina Englaro era in coma vegetativo, però è anche vero che nell'ultimo periodo godeva essenzialmente di accudimento, di nutrizione e di idratazione, oltre che delle attenzioni di chi la accudiva in maniera, da quel che ne so io, molto amorevole. Quindi non vado oltre, perché comunque la sofferenza di quella situazione lì merita grande rispetto, però senz'altro è molto importante avvicinarsi a questo cercando di capire veramente che cos'è terapia e cos'è invece diritto inalienabile di una persona che deve naturalmente avere anche in quella fase lì delle attenzioni amorevoli, di un accudimento, non di terapia, di un accudimento. E poi l'ultimo aspetto, che è quello che
mi ripromettevo di trattare solo se più o meno fosse venuto fuori, in effetti è venuto fuori, per cui mi permetto di toccare anche questo, sperando di non avervi troppo annoiato finora. È il problema praticamente del discorso pratico, e andiamo giù, sodi, dell'eutanasia. Allora, noi abbiamo, per quanto ne sappiamo, come vedete anche il nostro codice deontologico risente comunque di un certo modo di interpretare la medicina. Noi non siamo anglosassoni dal punto di vista dell'impostazione della medicina. Anzi, oserei dire che quando in certi ospedali della zona si usa un metodo un pochettino troppo anglosassono, tipo, vi faccio un esempio, lei ha un male incurabile, la prognosi media è 3 mesi, le fisso la prima visita tra 4 mesi, oggettivamente il paziente torna da me con una grande tristezza. Io devo ricucire molto spesso e cercare di dare quelle parole di speranza di cui si parlava prima, proprio perché io la interpreto in maniera molto diversa. Che cos'è la verità? La verità è quella cosa giusta che dice al momento giusto, nella maniera giusta, purché ne derivi un bene. Perché si può dire anche sempre la verità, ma tagliando i panni addosso a tutti, e quindi anche levando la speranza a persone che in quel momento sono estremamente deboli. E allora dico questo perché? Perché molto spesso quando noi andiamo a rifarci sugli ordinamenti degli altri paesi, e dico Inghilterra, dico America, dico Svizzera, non teniamo conto in effetti che noi abbiamo una tradizione, e io dico fortunatamente, diversa, proprio per quei motivi che abbiamo appena detto. Vi cito, siccome noi siamo molto spesso americanofili e andiamo a beccare in America tutto quello che c'è di peggio possibile e immaginabile, vi cito l'esempio dello Stato che ha introdotto tra i primi in America l'eutanasia classica, che è l'Oregon. Per chi non lo sa, l'Oregon è stato il primo Stato americano che ha applicato dei termini e un regolamento strettamente economicista alla sanità, dicendo: io ho questi soldi a disposizione, se faccio il trapianto di midollo a un bambino di 7 anni mi costa troppo e non riesco a fare altre cose, per cui per poter fare altre cose questo il trapianto o se lo paga o non se lo paga, o se lo paga o non se lo fa. L'altra cosa, voi sapete che in America molta gente è senza assistenza sanitaria, troppa gente senza assistenza sanitaria. Quando vogliono andare a scoprire alcuni aspetti positivi del welfare, gli americani stranamente vengono da noi e noi siamo andati a copiare i DRG da loro, infatti i risultati li abbiamo visti. A questo punto che cosa dico? Dico che in Oregon, per esempio, l'eutanasia quasi quasi diventa fin troppo facile. C'è stato un aumento negli ultimi anni del 380%. Stati a noi più vicini, l'Inghilterra, che spesso da noi viene citata ad esempio del sistema sanitario, anche se adesso anche loro stanno rivedendo determinate cose, anche loro addirittura hanno in certi ospedali stabilito delle liste cosiddette le death list, e gli ospedali che applicano le death list, le liste della morte, hanno dei maggiori finanziamenti. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire, facciamo attenzione, perché a volte purtroppo dietro l'eutanasia c'è, o almeno dietro determinate scelte di autodeterminazione, ahimè, si nasconde il tentativo di rottamare i più deboli. E a questo punto oserei dire che la nostra visione di vita e di dignità della persona è sicuramente una dignità di una persona sicuramente diversa da questo punto di vista. E quindi mi permetto a questo punto di dire, perdonatemi, con questo finisco, anche noi dobbiamo essere in grado di distinguere bene qual è la differenza tra la giusta pretesa dell'individuo di ottenere dalla società cure efficaci ed efficienti, dignitose e proporzionate, dalla pretesa della società di facilitare l'eliminazione dell'individuo malato che non produce e non paga le tasse. A questo punto io mi permetto di chiedere eventualmente la possibilità di cambiare la mozione in questo senso, di rendere sicuramente l'impegno per cercare di ampliare il dibattito,
ma se le premesse sono queste, forse la assoluta volontà di aprire o di istituire il registro potrebbe essere considerata fuori luogo. Grazie. Grazie al consigliere Pavan. Ha chiesto la parola la consigliera Landucci. Ne ha facoltà. Prego. Io avevo chiesto la parola prima che parlasse il collega Pavan e avrei avuto intenzione di chiedergli di parlare, no? Ha fatto prima di me, perché mi sembra, come dire, io non mi sento all'altezza e ammiro molto i colleghi, no? Che dall'alto della loro incompetenza sanno però decidere a priori con un prometeismo degno forse di miglior causa, no? Queste, per cui noi siamo padroni della nostra vita, noi decidiamo, pronto un prometeismo che sfiora a volte, scusate, il grottesco. Anche perché mentre parlavate io mi sono domandata quali cure dobbiamo rifiutare? Cioè, non so, quante cure ci possono essere a cui possiamo essere sottoposti? Cioè, dobbiamo fare un elenco. Voglio, accetto che mi si tagli una gamba, ma due no. La gamba sotto il ginocchio, perché ho sentito adesso che c'è stata una persona che ha avuto una meningite, una forma di meningite, è finita in coma e per poter sopravvivere hanno dovuto amputargli la, chiedere alla moglie di amputargli la, con le gambe. No? Come no? Cioè, cosa dobbiamo scrivere in questo? Cioè, quali cure? Cioè, io credo che e dico questo, lo dico soprattutto al collega Pavan che si è sforzato di parlare in maniera intellegibile, ma forse non ha visto che di fronte aveva una serie di volti che dicevano qualunque cosa tu dica noi abbiamo già deciso e non cambieremo idea, perché quello che vi interessa non è questo registro che chiaramente non conta nulla, non farà, perché nessun medico potrà prenderlo, in mancanza di una legge nazionale non potrà essere usato per nulla, no? Il problema è far passare sempre di più l'idea che noi siamo una società in cui l'individuo è assoluto padrone di se stesso e può a priori, anche contro se medesimo, perché, come dire, mi sembra che siano state chiare le parole, cosa volete che sappiamo noi oggi, stando bene, di cosa ci potrebbe... L'unica cosa che possiamo dire è... Non vogliamo l'accanimento terapeutico, che mi pare sia già ammesso da chiunque. Questo ormai mi sembra che sia cultura comune e diffusa da questo punto di vista. Ma qui non c'è la, qui c'è la volontà, ancora una volta, come diceva giustamente Faggetta, che è l'unico che ha detto la verità. Cioè questo non è per sé, ma è all'interno di un disegno in cui ci sono poi i matrimoni gay. Il terzo punto non me lo ricordo, qual era? Cioè, in cui la regola dice noi non vogliamo una società che sia totalmente, non come dice Nossa e forse in buona fede, socializzata, ma una società totalmente disarticolata, che poi non capiamo che arriva esattamente a quello a cui voleva arrivare Hitler, lo stesso discorso. Ma certo, ma l'ha detto chiaramente il dottor Pavano, eliminiamo le persone fastidiose, eliminiamo le persone fastidiose. Cioè, perché questo è il discorso, ma è così. Ma scusate, ma cosa... Allora, scusa Antonioli, non ho capito. Allora, cosa scriveremo? Cioè, tu cosa scriveresti? Cosa non vuoi di terapie? Ma ci sono possibili 100.000 terapie, le dobbiamo elencare tutte? Cioè, quali sono le terapie che possiamo rifiutare stando bene ed essendo dei profani di medicina? No, ma nel tuo registro che voterai stasera. Faccio il suo intervento, consigliere. Nel registro che voteremo stasera, cosa dovremo rifiutare di terapie? Quali? Quante? Quali sono le terapie che potrebbero esserci presentate quando noi siamo in coma? Ma cosa ne sappiamo? Ma voi non... cioè, io dico, c'è qui, in questo consiglio, un'unica persona che sa quello di cui si parla, no? Perché lo sa per competenza professionale. Cioè, forse dovremmo umilmente dire, facciamo come dice il dottor Pavan.
per il semplice fatto che qui dentro è l'unico che sa di quello di cui si parla. Tutto il resto sono pure parole. Cioè, cosa dobbiamo, quando io leggo questa frase che mi ha fatto veramente, no? Allora, ma non c'entra di essere intelligenti o non essere intelligenti. Ma no, ma scusate, ma perché uno, cioè scusate, io dico. Vada avanti, per cortesia. Infatti io sto dicendo che infatti io su questo mi asterrò, perché trovo ridicola la cosa. Cioè io vorrei capire però da Nossa quali sono, siccome si è parlato di modello e l'Antonioli ha parlato di modello, vorrei capire cosa ci sarà scritto e chiedo formalmente che se venisse fatto un modello sia presentato in consiglio comunale e non deciso semplicemente dalla giunta, perché l'Antonioli ha parlato di un modello e io questo modello lo vorrei vedere. È chiaro? Perché cosa ci sarà scritto nel modello? Perché questo non ho capito. Vorrei chiedere a Nossa quali sono le cure da rifiutare. Ci sarà un elenco e chi lo stilerà l'elenco? Quante voci comprenderà l'elenco? Una, 10, 52, 120? Quante sono le cure che possono essere, i trattamenti vitali che possono essere fatti a una persona in coma? Secondo me moltissimi, non so quanti sono. Cioè dobbiamo elencarli puntualmente, li sappiamo? Cioè questo vorrei capire, altrimenti se questo non si può capire, come io credo che non si possa capire, dobbiamo pensare che questo registro, come molti altri registri che adesso vanno molto di moda, sono semplicemente il solito, l'ennesimo cavallo di Troia per far passare l'ennesima forma di cultura in cui, come diceva De Noia, che ha detto la pura verità, ognuno è libero di scegliere quello che vuole. Cioè non siamo una società, siamo un insieme di individui che in maniera assolutamente autonoma e indipendente decidono. Questo e decidono un a priori, perché nessuno mi può dire che oggi noi siamo in grado di capire quale sarà il nostro sentimento in altri momenti, perché non si può, quando si sta bene, certo nessuno di tutti noi diciamo io vorrei morire piuttosto che essere in quel modo, poi bisogna trovarsi nelle condizioni, no? Ma noi siamo convinti, appunto, di poter scegliere di essere in grado di decidere, e questo è una vita, non è a differenza di quello che diceva la collega Pennasi. Io credo che questo sia il sintomo proprio di una società che non cresce e che è completamente ripiegata nel pensiero di cercare di evitarsi al possibile le sofferenze personali. Ma non ha fatto guarda al futuro. Questi qui sono, è chiaro che si tratta in ogni caso di casi estremi, dove forse la cosa migliore è l'alleanza terapeutica tra il malato, il medico e chi al malato vuole bene, no? In cui si arriva normalmente a una soluzione. Anche perché quando tutti mi dicevano, quando sentivo la collega Antonioli che parlava del processo informato, devo dire mi venivano in mente esattamente le parole che poi ha detto il collega Pavan, forse lo so, la collega Antonioli non ha avuto parenti, cioè. No, ma nel senso che quando mai abbiamo voluto. Consigliere Landucci, faccio il suo intervento senza fare riferimento. Lei conclude il suo intervento, prego. Ma quando mai abbiamo voluto che ai nostri cari venisse detto brutalmente che erano ormai malati terminali? Chi di noi ha voluto che al proprio padre, alla propria madre, il medico dicesse in faccia, guarda che tu tra 2 mesi muori? Io no. Cioè, ho capito che, non, che, uno, cioè, che uno dà fastidio che gli si dica la verità. Mentre se uno trova scritte, è chiaro. Vabbè, ma lei, lei sta provocando, signora Landucci. Lei sta solo provocando in questo suo intervento. La verità. La prego di concludere, prego. No, che la verità è una provocazione, perché soltanto se ci si nasconde dietro le parole non si vede che cosa si vuole scrivere. Perché lei deve fare l'intervento politico, non deve fare riferimento ai suoi colleghi di fronte. Abbia pazienza. Sto facendo esattamente questo.
questo. La prego di concludere. Io chiedo formalmente, siccome tanto lo voteranno, no? Lo voteranno chiaramente, qualunque cosa uno possa dire. Senta, abbia pazienza, lei mi lascia parlare come ha lasciato parlare gli altri e lei non può giudicare il mio intervento, è chiaro? Il suo intervento è fuori luogo, è fuori luogo. Lei non deve contestare l'intervento che fa la consigliera. Lei faccia il suo. Io non contesto, io prendo spunto e il dibattito è esattamente questo. Se lei non sa cos'è un dibattito lo impari, è chiaro? Io prendo spunto da quello che i colleghi hanno detto, esattamente come fanno tutti. Sì, allora, è chiaro che stasera voi lo voterete, ma io chiedo formalmente di vedere questo modello e di chiarire quali sono i termini che noi vorremmo, che voi vorrete imporre ai nostri concittadini, con l'elenco delle terapie. Grazie, deve concludere. No, io concluderò dopo, no, io ho 10 minuti, quindi ho ancora 40 secondi più il minuto che mi ha tolto lei. È chiaro? Va bene? Siamo d'accordo? E se continua, continua ancora. Se continua, continua ancora. È chiaro, perché questo bisogna imparare che non si possono fare le mozioni per il gusto di provocare, questo sì. Perché questa è chiaramente una provocazione. Per far passare un quadro culturale dove non esiste nient'altro che, in teoria, una volontà sciolta da qualunque rapporto con gli altri, compreso il medico. Perché questo è quello che vuol passare con questa mozione. Una cultura che prescinde totalmente dal rapporto con gli altri. Ed è soltanto ripiegata su se stesso. E su quelle che sono, da adesso, le proprie emozioni. E questa deve concludere, prego. E questa è la verità. Poi naturalmente tutto si ammanta sotto una coltre di politicamente corretto che copre tutte le contraddizioni che sono insite in discorsi di questo genere, che sono fatti esclusivamente Grazie. Per provocare una cultura di questo. E mi stupisce che gente che dice di venire da sinistra abbia una cultura così terribilmente individualistica e nichilista. Io continuo lo stesso. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, ne ha facoltà, prego. Consigliere Nossa prima ha presentato la mozione, adesso fa l'intervento. Per cortesia, signor consigliere Landucci, andiamo avanti, prego. Allora, io prendo spunto, come diceva la consigliera Landucci, da ciò che è stato detto in precedenza. Tra cui ho sentito cultura laica e cattolica. In quest'aula la cultura che noi portiamo avanti e che dovremmo portare avanti è la cultura dei diritti e del bene comune. Noi siamo soprattutto qui per queste cose. È uno spunto che ho preso dagli interventi precedenti. Volevo anche dire, per chi è nuovo giustamente in questo consiglio, che abbiamo fatto, non vorrei dire una sciocchezza, ma 5 o 6 commissioni, la precedente consigliatura, con interventi di esperti, non del comune ma da fuori comune, di tantissimi generi e tantissimi tipi, che hanno dato le loro indicazioni su come far evolvere questa mozione e su come istruirsi sul significato del registro del testamento di fine vita, o il DAT, che è il trattamento biologico che stiamo parlando questa sera. La consigliera Landucci era presente a queste commissioni, quindi quello che ha detto prima l'ha detto per un'amnesia, o perché probabilmente era distratta in commissione. Non lo so, non entro nel merito e non mi interessa più di tanto. Comunque vi erano le dottoresse in queste commissioni, era stata fatta nella precedente consigliatura. Era stata presentata e ritirata questa mozione, giustamente, lo ripeto, ma è giusto che sia così, per condividerla in maniera più ampia possibile, perché è un argomento non politico, è un argomento di diritti, un argomento etico, un argomento che tocca tutti, chi vuole lo fa proprio, chi non vuole lo ignora, è una cosa così semplice. Ne creiamo dei diritti, un cittadino vuole accedersi, bene, non vuole accedersi, non ci accede, ma il nostro compito è creare diritti oltre che governare la cosa pubblica. Siamo qui, vorrei sottolinearlo, per questo motivo. Cerco adesso nell'intervento al limite di provare a, non dico a rispondere, però a integrare qualcosa che è stato detto in passato. Pur facendo presente che l'eutanasia è una cosa, il registro di cui stiamo parlando questa sera è un'altra cosa, e a 40 chilometri da qui, in Svizzera, esiste il suicidio assistito.
Ok, quindi cioè, cerchiamo di, visto che parliamo di globalizzazione, anche dei diritti, secondo me quello non è un diritto, è una schifezza, però al di là di quello, il mio pensiero personale, esistono anche queste situazioni. Quindi noi non chiediamo nulla che non sia ammissibile dal punto di vista legale. Semplicemente chiediamo che il Comune, essendo nella possibilità giuridica, e lo è, e amministrativa, si faccia promotore di atti amministrativi per introdurre il riconoscimento formale ed etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario. Noi stiamo parlando questa sera. L'hanno fatto tantissimi comuni in Italia e nessuno gli ha mai detto non potete farlo. Quindi è opportuno precisare che per registro delle dichiarazioni del testamento biologico si intende un documento legale che permette di indicare in anticipo i trattamenti medici che ciascun individuo intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, di incoscienza o di altre cause che impediscono di comunicare direttamente e in modo consapevole con il proprio medico. Il testamento biologico è l'atto di una persona capace di intendere e volere, che si propone di far conoscere le proprie decisioni circa le terapie e i trattamenti sanitari che desidera le vengano praticati o non praticati, sottolineo praticati o non praticati, nel caso in cui perdesse la capacità di esprimere direttamente la propria volontà. Per far acquisire rilievo pubblico questi documenti viene chiesto che siano redatti per iscritto, senza che possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive, fermo restando il diritto di cambiare o revocare le disposizioni in qualsiasi momento. Il legislatore deve predisporre per coloro che lo richiedono una procedura di deposito e o registrazione presso un'istituzione pubblica. Riteniamo che l'istituzione presso il nostro comune di un registro dei testamenti biologici sia necessaria affinché vengano soddisfatte le numerose richieste legate alle problematiche di cui è oggetto questa mozione. Le dichiarazioni anticipate non devono essere viste come qualcosa che induca ad un abbandono terapeutico, ma le indicazioni fornite dal cittadino, ancorché depositate nel registro, non possono essere applicate burocraticamente, ma richiedono di essere calate nella realtà singola del paziente e della sua situazione clinica. Seguentemente, il paziente non può essere legittimato a chiedere e ottenere interventi eutanasici in suo favore. Pur riconoscendo l'estrema delicatezza delle questioni che riguardano i trattamenti clinici di fine vita, sia dal punto di vista etico-scientifico, sia sotto l'aspetto ancor più sensibile dei convincimenti religiosi, con il registro comunale si intende raccogliere su base volontaria le intenzioni di chi, nell'eventualità di trovarsi in condizione di incapacità di esprimere il diritto da consentire o non a consentire le cure proposte, non vuole essere soggetto a un accanimento terapeutico. Chi vuole, chi non vuole, non lo fa. Semplicissimo, l'ha detto 10 volte prima il consigliere Antonioli, lo ribadisco. È una cosa volontaria, non è un obbligo, non è il militare di una volta, ok? È una cosa benissimo, volontaria. Il registro servirà dunque a certificare il desiderio di chi firma di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita. In particolare servirà come prova contro eventuali contestazioni della volontà di chi si è registrato di non essere sottoposto a ventilazione e alimentazione forzata nel caso di una malattia o di un incidente comporto in stato vegetativo. Questo è un esempio. In commissione, e prendo quello che abbiamo detto in commissione, che ha detto un medico, il medico era, non vorrei dire una sciocchezza, la primaria del reparto di terapia intensiva o dell'ospedale di Sesto, comunque dice praticamente, comunica che ci sono malattie croniche in cui si arriva a dover prendere decisioni difficili. Se il malato non respira, non mangia, si è costretti a procedere anche con interventi che portano il paziente ad essere attaccato a macchine per respirare e mangiare. Alcuni pazienti giungono in ospedale e vengono rianimati e a risveglio non accettano l'alimentazione artificiale. Se il paziente arriva incosciente, si procede direttamente, ma se arriva sveglio e non vuole essere rianimato, la situazione si complica. Non esiste una legge che dice cosa fare, in questo ambito potrebbe intervenire il testamento biologico, che alcuni comuni hanno già adottato, dice questa dottoressa. La domanda, ma voi cosa ne pensate del testamento biologico? Risposta, è uno strumento sicuramente utile, ci aiuterebbe nelle nostre decisioni. Commissione del 16 febbraio 2011, prima e terza riunita, e vi era presente anche la consigliera Landucci. Andando avanti poi, il registro sarà esclusivo per i cittadini residenti e raccoglierà i testamenti biologici ordinati per numero progressivo allo scopo di garantire la certezza della data di registro di presentazione e la fonte di provenienza. In questo modo i medici e i parenti delle persone in fin di vita potranno tener conto della volontà del morente.
Il registro non sarà di pubblico dominio, piuttosto sarà accessibile ai medici che vogliono sapere se un loro assistito, in assenza di comunicazioni e di informazioni da parte della famiglia, abbia o meno depositato una dichiarazione anticipata di volontà per consultarla. Chi vorrà fare un testamento biologico sarà libero di farlo. Chi vorrà fare un testamento biologico sarà libero di farlo e potrà dare notizie al comune di residenza perché siano consultabili al bisogno le sue volontà, secondo le leggi in essere. Il comune se ne fa garante senza costringere i suoi cittadini ad affrontare le spese notarili di deposito. In pratica, il comune dovrebbe predisporre un modulo che raccolga queste dichiarazioni anticipate di volontà di trattamenti di natura medica. Le amministrazioni locali possono svolgere un ruolo positivo, facendosi carico di garantire i diritti, le libertà e le volontà dei cittadini. Sul confine tra la vita e la morte, la scelta di proseguire o meno cure dolorose e senza speranza deve restare responsabilità di ogni singola persona. I diritti civili non sono un bene secondario. Il nostro compito è creare diritti e renderli esigibili ed accessibili. Il nostro paese non è cresciuto quando il PIL andava meglio e lo spread non sapevamo neppure cosa fosse. Il nostro paese è cresciuto con la conquista e il rafforzamento dei diritti. E in questo caso vorrei dire che la 194, tanto per parlare di diritti, ho sentito un intervento prima in cui si diceva che l'aborto è uno sterminio di massa. Non ne sono assolutamente convinto, anzi, tutt'altro. La legge 194, che ha regolarizzato un aborto che già si praticava e che si pratica purtroppo tuttora di nascosto in talune situazioni, grazie a questa legge gli aborti sono diminuiti, la salute della donna è stata maggiormente tutelata e fortunatamente vi è stata la creazione dei consultori che tanto hanno dato al mondo femminile in quel periodo. Quello che è certo è che con l'approvazione di questa manifestazione il Consiglio Comunale della nostra città non vuole anticipare nessun legislatore, vuole solo istituire un registro per il cittadino che intendesse utilizzarlo con modestia e rispetto delle leggi e dei diritti vigenti. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma io devo dire, non ho seguito in questi anni il vostro dibattito, devo dire che questo tema l'ho sempre un po' lasciato da parte perché mi disturba, nel senso che mi palesa la morte. Mi palesa la scelta, può sembrare banale, ma io sto ancora male quando penso al fatto che ho dovuto sopprimere uno dei miei cani perché stava male. Io ci sto ancora male, quindi ho cercato sempre di evitarlo. Il dibattito di stasera mi costringe a fare delle riflessioni. Non voglio entrare in merito a delle cose che sono già state dette, ma vorrei fare proprio delle riflessioni personali. Intanto penso che qui si stia parlando del fine vita, cioè di quelle situazioni in cui la cura non è più una cura. Poi io posso sperare che arrivi l'Arcangelo Gabriele o il nuovo Einstein, però non stiamo parlando di una cura che si può evolvere, stiamo parlando di una modalità di sopravvivere e quindi di intendere la vita. Non stiamo parlando di suicidio, non stiamo parlando d'altro, stiamo parlando di questo e della possibilità di chiedere, di dire, guarda, perché poi lo si dice ai propri familiari, non lo si dice in un registro, ma poi ai propri familiari si dice, guarda, per l'amor di Dio, se mi capita quella cosa, fate di tutto, così la responsabilità è tua, io non potrò decidere, e quindi succede questo. Sicuramente la vita è sacra. Io credo che la vita sia sacra non solo per i cattolici, credenti, di qualsiasi, penso che lo sia anche per chi è laico, per chi non è credente. C'è chi dice che è sacra per Dio, io dico che è sacra per me, è la mia vita. C'è chi dice è di Dio principalmente, io dico la mia vita è mia. E questo non toglie la mia socialità, il mio stare con gli altri. Anzi, forse mi carica di qualche responsabilità maggiore. Anche perché quando l'ingenuo chiede ma come mai se esiste Dio succedono queste cose terrificanti? La risposta di solito è c'è il libero arbitrio. Allora lasciamolo agire il libero arbitrio. Non mettiamoci al di sopra addirittura delle parole e di un Dio o come se fossimo Dio per decidere qual è la libertà. Siccome si può scegliere, io posso fare una scelta o posso non farla. Allora lasciamo il libero arbitrio. Io alzo gli occhi e vedo un magnifico articolo 7, che stasera non è stato citato, ma forse
È un po' un protagonista, nel senso che dobbiamo ancora raggiungere quella reale libertà lì, quella reale cosa. Però ci arriveremo piano piano e questi sono passi per arrivarci. Io soprattutto ritengo, e avrò modo anche di ridirlo in altre occasioni, che le cose che urtano una persona, il proprio sentire personale, ci devono essere, ci sono, ma che queste cose non possono diventare legge per tutti. Perché ci sono i diritti, perché c'è la libertà di scelta o c'è il famoso libero arbitrio. Poi uno può continuare a credere a ciò che crede, a anche parlarne, a cercare di convincere la gente a non fare una cosa, a fare l'altra. Ma questo non toglie che non può, secondo me, diventare la legge di tutti, perché sarebbe anche questo molto pericoloso, il pensiero più forte detta la legge. E abbiamo visto quando alcuni pensieri erano molto forti che leggi hanno dettato. Esatto, mi riferivo a quello, ma penso che tutti ci arrivino. E concludo dicendo, appunto, ripetendo che la vita è una cosa importante, la vita va difesa sicuramente, ognuno è libero di dire la vita dei bambini è importantissima. Posso finire con una battuta, Presidente? Anche dei bambini uccisi dagli eserciti che sono benedetti dai cappellani militari. Grazie. Grazie alla consigliera Pietro. Ha chiesto la parola il consigliere Romaniello. Grazie, Presidente. Questa sera mi ero ripromesso di non intervenire perché mi sentivo inadeguato un po' all'argomento. Lo conoscevo poco e stasera è stata anche l'occasione per approfondire questo tema. Intervengo, non entro in particolare sull'argomento, ma voglio riprendere alcune affermazioni della collega Landucci, che da un po' di tempo, secondo me, si porta dietro una negatività che esprime anche attraverso delle interviste che rilascia sui giornali. Una recente intervista doveva presentarsi al consiglio della BCC, disse che non ci andava perché tanto era tutto deciso, cosa che ha ripreso anche stasera, tanto è tutto deciso. Consigliere Romaniello. No, stiamo sull'argomento, però a questo punto, essendo... Non facciamo riferimento. A questo punto dico, chiamo in causa il fatto personale, perché non vorrei essere passato come l'imbecille che sta qui a alzare la mano a fronte di una forza oscura. Faccia l'intervento, per favore, consigliere Romaniello. Allora, vado avanti. Quindi una società che non cresce, sono queste le parole che ha utilizzato la signora collega Landucci. Ecco, però anche aggredire in continuazione, denigrare in continuazione queste persone, io non penso che qui ci siano persone che amino perdere tempo per venire a schiacciare un bottone senza una discussione. E lei che ne sa delle discussioni che facciamo quotidianamente? Cosa ne sa lei? Non ne sa niente, esattamente, giusto. Non ne sa niente. No, vado avanti, voglio andare avanti proprio su questo tema qui. Quindi io, insomma, starei attento anche a fare un certo tipo di affermazione, come giustamente dice, che non sa niente. Insomma. Quindi, se non sa niente, non parli. E se... Consigliere Romaniello, lei deve stare nello specifico della mozione. Non facciamo riferimenti personali e individuali, per favore. Allora, nello specifico della mozione, a un certo punto si è parlato di eutanasia, si è parlato di modello, però voglio richiamare quello a cui siamo chiamati a decidere questa sera. Lo rileggo per chiarezza, perché molte volte si ha l'abitudine o il vizio di andare un attimino fuori tema. Quindi, cosa decidiamo stasera sostanzialmente? Lo rileggo. La parte finale della mozione presentata da Nossa. Il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni sollecita il Parlamento italiano ad approvare una legge che abbia il fine di regolare in maniera inequivocabile la possibilità per ciascun cittadino di poter esprimere liberamente con chiarezza i propri desideri in tema di DAT. Ora io qui stasera non mi chiedo neanche se sono d'accordo o meno sul discorso del DAT, però sicuramente non sono contrario a dare la possibilità a qualcuno di poterlo esprimere. Assolutamente. Quindi non entro neanche nel merito della questione, però non escludo che qualcuno lo possa fare. Impegna il sindaco
e il Presidente del Consiglio Comunale a promuovere occasioni di dibattito, e ogni occasione di dibattito ben venga, questo lo dico io, non la mozione, e di confronto pubblico sul tema dei DAT, coinvolgendo nella forma più ampia e pluralistica cittadini, associazioni ed operatori sociosanitari. Anche qui, come si fa a non essere d'accordo a questo tipo di iniziativa? Infine, conclude la mozione del consigliere Mossa, impegnando ora il sindaco e la giunta a istituire presso il comune apposito registro per raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni anticipate di trattamento, quali espressione della volontà personale dei cittadini. Quindi, se ci sono dei cittadini che attraverso un registro vogliono esprimere una propria volontà, perché negargliela? A prescindere che noi a questo punto potremmo essere d'accordo o non d'accordo. Quindi, se il contesto della mozione è questo, ed è questo, io voto a favore, ma non voto a favore perché devo votare a favore, perché l'ho letta, l'ho capita e la condivido. Grazie per il suo intervento molto lineare alla fine, grazie. Se non ci sono interventi passiamo subito alla dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro è un voto favorevole. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Io volevo prima ringraziare il consigliere Pavano e la consigliera Teormino che hanno saputo signorilmente esporre il contrario di quello che ho detto io, però rimanendo nei giusti termini. Poi volevo dire che sì, io invece, la mia esperienza personale, ho avuto un'esperienza di questo tipo e a maggior ragione sono qui a votare favorevolmente per questa cosa. Niente, lascio qui, non faccio altri commenti ulteriori, spero che chi dovesse capire ha capito. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevole, grazie. Grazie. Gruppo misto, la consigliera Landucci. Io mi astengo. Grazie. Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Noi voteremo a favore della mozione. Siamo altrettanto a favore del fatto che, a seguito del dibattito che è venuto fuori stasera, che vengano fatti degli eventi informativi anche al di fuori, anche per i cittadini, anche per i consiglieri, per migliorare la conoscenza di questa tematica, perché è molto importante che ognuno di noi abbia veramente la coscienza di quello a cui va incontro nel caso in cui si dovesse trovare di fronte a determinate malattie terminali. Voglio appoggiare quanto però detto dalla consigliera Landucci rispetto alla stesura del regolamento. Chiedo formalmente che nel momento in cui il regolamento verrà redatto si passi in commissione, quantomeno per esporlo ai consiglieri. Mi sembrerebbe il termine finale corretto formalmente di questo percorso legato alla mozione. Grazie. Grazie. Italia dei Valori, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Anch'io volevo ringraziare però solo parzialmente il consigliere Pavan perché secondo me nell'ultimo pezzo del suo ha fatto un intervento veramente interessante. Nell'ultimo pezzo del suo intervento ha fatto riferimento a questo discorso del fatto economico. Sembra quasi che si voglia fare la dichiarazione di fine trattamento per un beneficio economico. Non vado avanti e non commento lo squallore col quale alcuni consiglieri hanno praticamente portato a livello zero il dibattito questa sera. Grazie. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Sì, grazie Presidente. Io volevo lasciare la parola al consigliere Pavan per fare dichiarazione di voto perché mi sembrava più che corretto, perché è un tema che ha sviluppato molto attentamente. Ma devo dire che, anche se il mio collega, anche io sono rimasto molto colpito dalla sostanza e da quanto ci ha raccontato. Io prima dell'intervento della collega Landucci e dopo questo spiacevole ennesimo contrapposizione, ed è un peccato che temi così importanti di alto livello a volte generino degli arroccamenti per questioni di attrito personale, perché io ero andato dal collega Nossa proprio per proporgli
una importante mediazione, perché secondo noi il tema non è sufficientemente maturo per due aspetti. Primo, perché è un tema di carattere nazionale e credo che sia un po' prematuro da parte di un'amministrazione dotarsi di uno strumento quando a livello nazionale sono sorte diverse interpretazioni. Riportando il caso Englaro, che è stato richiamato dal collega De Noia, appunto per quello ha fatto riferimento Piero al tema dell'eutanasia, io ricordo che ci furono parecchi dibattiti a livello giuridico sul tema, come sapete hanno creato diversa giurisprudenza, diverse opinioni sul punto, e uno degli argomenti che erano emersi era l'ipotesi del contrasto tra la volontà del testamento raccolta dal medico, dai dati scritti, con la volontà espressa da familiari che riportavano una volontà diversa. E non è una cosa da poco. Quindi per questo io dico e credo che il terzo punto della mozione, a mio parere, non siamo pronti, i tempi non sono maturi e credo che non sia neanche giusto affrontare una creazione di un diritto che in realtà un diritto non è, perché non ci sono motivazioni, non c'è comunque un modello guida, cioè allora sì che si scade su un piano di pura ideologia. Io avevo consigliato, ho chiesto al collega Nossa di eventualmente emendare, espungere il terzo comma e tenere fermi i primi due, perché a mio parere è un argomento che va discusso in Parlamento per avere poi una ricaduta a livello territoriale e soprattutto anche alla luce dell'intervento del collega Pavana è importante che se ne parli il più possibile, quindi impegnare il sindaco e la giunta che si crea un dibattito culturale e sociologico sul punto. Non so se sono ancora in tempo, il collega Nossa mi diceva che purtroppo questa proposta non può essere accolta perché è frutto di un percorso abbastanza lungo da parte della maggioranza. Io penso invece che sarebbe una gran bella cosa da parte di questo Consiglio ritornare su un argomento simile ripresentando la mozione comunque con i primi due commi senza il terzo, in maniera diversa noi per rispetto di quelle che sono le opinioni di ogni consigliere che sicuramente sono stati presi in autonomia e in piena coscienza, perché ripeto è un argomento delicatissimo più di quanto se ne possa forse immaginare, il nostro voto sarà di astensione qualora non venga accettata la nostra proposta ovviamente. Grazie, chiedo scuse perché ho invertito la scaletta. Prima c'è il consigliere La Miranda del Popolo della Libertà. Prego. Contrario. Grazie, gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli, prego. Grazie, signor Presidente. Allora, noi voteremo a favore questa sera su questa mozione. Come già detto prima dal consigliere Nossen, avevamo già parlato lungamente nella consigliatura precedente in commissione. Una domanda volevo fare comunque, dopo magari mi saprà dire il dottor Pavan, consigliere Pavan, come fa il paziente a lasciare la volontà se non viene rilasciato uno scritto? Come fa il medico a tenere conto della volontà del paziente se non c'è nulla di scritto? Poi altra cosa, cioè essere paragonati a Hitler questa sera veramente abbiamo proprio esagerato, perché è una cosa vergognosa quella che si è detto questa sera. E io invito veramente per il futuro, ma tutti quanti noi, perché quando viene chiesto ad una persona che porta avanti il proprio senso civico, la civiltà, i diritti civili, non si chiede alla persona o a chiunque di noi se nella sua famiglia ci sono dei casi. Perché queste sono cose private che ognuno vive a modo proprio e sono cose veramente delicate e l'ho trovato di una indelicatezza e di un modo di agire veramente vergognoso. Grazie. Grazie alla consigliere Antonioli. Adesso prego. Adesso abbiamo fatto la dichiarazione di voto, adesso andiamo in votazione. Prego.
Fine votazione. Consiglieri presenti 21, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Presidente, ho sbagliato a votare, quindi annotare che no. Come? Ho detto, ho premuto il tasto inavvertitamente del sì, per cui la mia dichiarazione comunque avevo fatto che era contrario. Quindi rettifichiamo, 15 a favore e uno contrario. Ma a questo punto, visto l'orario, chiudiamo il Consiglio e ci vediamo lunedì prossimo. Buonasera a tutti.